Keisuke Matsumoto è ormai una celebrità del mondo buddista, nonché un anello di congiunzione fra la tradizione e la filosofia giapponesi e il mondo occidentale. Laureato in filosofia all'Università di Tokyo e MBA alla Indian School of Business, Keisuke è bonzo del Tempio Komyoji di Tokyo. Poco più che trentenne, ha introdotto la mentalità imprenditoriale nell'universo buddista, sostenendo che la gestione di un tempio è analoga a quella di un'impresa, con la sola differenza che l'obiettivo non è il guadagno, ma la felicità dei suoi seguaci. Ha una pagina Facebook molto frequentata, cura il blog del tempio e partecipa a concerti e iniziative benefiche. Come spiega l'autore nella prefazione del libro che ho scelto per voi, il buddismo della scuola Jodo Shinshu è rivolto alle persone comuni e allo svolgimento della vita in maniera semplice e consapevole. Chiunque può trarne beneficio. La scuola Jodo Shinshu della Terra Pura sostiene che, raggiungendo il cuore affidatario, risvegliandoci alla compassione di Amida Tathagata, che sarebbe una manifestazione del Buddha, attraverso l'opera del voto primordiale, percorreremo il sentiero della vita recitando il nome di Amida, Nembutsu. Alla fine della vita nasceremo nella terra pura e raggiungeremo la buddhità, tornando immediatamente in questo mondo delirante per governare le persone al risveglio. Lo scopo è di creare una comunità in cui ognuno possa vivere in pienezza spirituale. Keisuke Matsumoto ha scritto diversi libri. Alcuni sono stati tradotti in italiano, come quello che tra poco ascolterete. Manuale di un monaco buddista per liberarsi dal rumore del mondo è un libro che contiene 37 semplici esercizi, per lo più concetti da meditare, per raggiungere la tranquillità dell'anima. È suddiviso in 5 parti. Nella prima parte troviamo 5 esercizi per ritrovare la tranquillità dell'anima. Nella seconda parte sono contenute 9 tecniche per calmare un animo inquieto. Nella terza parte 7 esercizi per imparare a rimanere distanti dal rumore in maniera efficace. Nella quarta parte sono descritte 9 semplici tecniche buddiste per ottenere la forza di non venire disturbati. E nella quinta ed ultima parte vi sono 7 esercizi che ci aiutano a capire come trovare le risposte per vivere senza stress nel buddismo. A completamento dell'opera, l'autore riporta un glossario finale in cui spiega i termini giapponesi utilizzati nel libro. Chiedo venia fin da ora per la mia pronuncia sicuramente errata di tali termini e vi auguro buon ascolto. Manuale di un monaco buddista per liberarsi dal rumore del mondo. 37 esercizi per ottenere la tranquillità dell'anima. Prefazione. Nella vita quotidiana veniamo disturbati da rumori di ogni sorta. In ufficio, a scuola e anche a casa si moltiplicano sentimenti come rabbia o invidia. Non vorreste rifuggire da tali malesseri e andare a nascondervi da qualche parte? Questo è un libro per tutti coloro che desiderano un po' di tranquillità. Prima però permettetemi di presentarmi. Il buddismo mi ha affascinato sin da piccolo, ma ho iniziato a frequentare il mondo dei templi solo dopo essermi laureato. Il caso vuole che adesso sia monaco al Komyoji, tempio della scuola Jodo Shinshu. Come spiegarvi in cosa consiste il mio lavoro? Dunque, mi occupo dei rituali religiosi, delle letture dei sutra durante i funerali, delle preghiere, insomma di tutto ciò che è necessario nell'amministrazione di un tempio. In particolare è mia responsabilità curarne il sito web e redigere periodicamente dei rapporti sul suo andamento. Quando ho un incontro di lavoro mi infilo un completo ed esco. Finito di lavorare torno a casa da mia moglie e mio figlio.
Spesso nei giorni festivi vado a divertirmi da qualche parte con loro. Insomma, mi capita di dire che faccio un lavoro insolito, ma in fondo non si discosta molto dalle attività che svolgono i giovani della mia generazione. In realtà, poiché le pratiche tradizionali della scuola Jodo Shinshu non sono troppo rigide, non mi lamento di svolgere un'attività complessa. Non ho nessuna esitazione a presentarmi come monaco perché in fondo sono una persona comune. Tuttavia è proprio la mia originaria passione per il buddismo che fa di me ciò che sono oggi e che mi ha reso cosciente di molte cose. Come spiegarmi? Se penso a che tipo di individuo sono stato sinora, mi rendo conto di aver dato troppo spazio a sentimenti meschini, ferendo persone e natura. È solo grazie alla progressiva confidenza presa con la filosofia buddista che gradualmente ho acquisito fiducia in me stesso. In questo processo di maturazione progressiva mi ha scioccato vedere allo specchio la mia vecchia immagine, quella di una persona per troppo tempo impreparata al mondo. Grazie al buddismo ho imparato a esercitare un certo controllo su me stesso, cercando di creare il minor danno possibile a chi mi circonda e a mantenere uno spirito calmo e tranquillo. Ed ecco come, pur zoppicando un po', sono arrivato a essere la persona che sono oggi. Il perno della filosofia buddista consiste nel far arrivare i suoi precetti alla gente comune. Il fulcro di questo libro è il punto di vista di una persona comune, quale io sono ancor prima di essere un monaco, sul rumore e sulle sofferenze che causa. È possibile superarle alla luce degli insegnamenti buddisti e ottenere la tranquillità dell'anima? Cogliere l'essenza dei precetti buddisti è vantaggioso anche per una persona che ha poca dimestichezza con tale tradizione di pensiero. In fondo, tutti possono avvicinarvisi. Se questo testo sarà in grado di farvi fare passi avanti, ne sarò immensamente felice. Keisuke Matsumoto. Parte prima. Ritroviamo la tranquillità dell'anima. Esercizio 1. Se tutte le giornate sono rumorose, l'anima potrà mai essere tranquilla? Il rumore delle apparecchiature elettroniche, la voce della gente, il flusso costante di informazioni. Noi tutti viviamo in un ambiente molto rumoroso. Apriamo gli occhi al suono della sveglia, ascoltiamo musica in macchina o sui mezzi pubblici, mentre dal taschino o dalla borsa esce spesso il suono del cellulare. In città risuonano i clacson delle automobili, le sirene della polizia, in casa lo stereo e il televisore. L'ambiente in cui viviamo è piuttosto caotico, anche per gli occhi. Il nostro sguardo si imbatte prepotentemente in informazioni di ogni sorta: negozi, poster pubblicitari, manifesti e in casa televisione e internet. Senza che noi lo chiediamo, ci vengono automaticamente comunicate numerose informazioni. Pensateci bene, viviamo circondati da molte forme di rumore. Provate a immaginarvi concentrati nella stesura di una tesina o di un rapporto. Riuscite a dedicarvici senza venire distratti almeno per un'ora? Intendo senza distrazioni anche minime. Poniamo il caso che siate nel vostro studio, a casa. Suonerà comunque il telefono? Vi arriverà un messaggio sul cellulare, suoneranno alla porta. Anche queste sono distrazioni. E se foste in biblioteca? Innumerevoli cose attirerebbero la vostra attenzione. Verreste distratti e finireste col sottrarre del tempo a ciò che dovete fare. Credo che a chiunque sia capitato di aver dedicato del tempo a cose che non avevano nulla a che vedere con l'impegno originario. E così i tempi per portare a termine il proprio lavoro si siano dilatati. Questo accade perché il rumore ci contrasta e noi non riusciamo a concentrarci con serenità su ciò che dobbiamo fare. Il regno del rumore non è certo iniziato con i tempi moderni. Anche nel periodo Edo le città erano chiassose e piene di movimento e di distrazioni. Credo però che quel tipo di rumore fosse diverso da quello attuale. Voi che ne pensate? È necessario trascorrere del tempo in silenzio. Fortunatamente o sfortunatamente, per noi oggi il tempo passa a ritmi vertiginosi.
con lo sviluppo dei media, TV, internet e telefonia cellulare, ci siamo ritrovati in un turbinio di informazioni e di modalità di relazione interpersonale sensibilmente diversificate. Siamo così impegnati che non abbiamo neppure il tempo di organizzare i nuovi input che ci giungono ogni giorno. Mi chiedo se non sia un rischio. L'ideale sarebbe poter fare sempre nuove esperienze, ma metabolizzarle senza fretta, per poter capire gradatamente e in modo approfondito il mondo in cui viviamo. Ma se non riusciamo a ritagliarci del tempo per isolarci dal rumore, non potremo mai crescere spiritualmente. Possiamo avere a disposizione anche una vita intera, ma l'assimilazione fulminea di un quantitativo esorbitante di informazioni farà sì che vadano perse. Proprio perché viviamo in questa sorta di regno del rumore, dobbiamo sforzarci di osservare noi stessi e ciò che ci circonda con calma e serenità. È importante rafforzare la percezione che abbiamo di noi stessi e del mondo. Tuttavia, è un limite dell'essere umano non riuscire a guardarsi dentro perché è distratto dal rumore. Probabilmente è anche naturale che sia così, poiché lo sguardo umano è da sempre rivolto verso l'esterno di sé. Per questo sono necessari gli specchi. Il vero specchio in cui dobbiamo guardarci è rappresentato dal buddismo. Per molti, però, lo specchio in cui riflettere la propria immagine è sintomatico dei gusti personali e diventa inevitabilmente autoreferenziale. Quando ero un novizio, ho riflettuto a lungo sul concetto di specchio e grazie agli insegnamenti buddisti mi sono reso conto di molte cose. Prendere coscienza di ciò che siamo e di ciò che ci circonda ci permette di evolverci spiritualmente. Mi è rimasto impresso il commento di un monaco che aveva appena terminato un rigido percorso ascetico. Le pratiche ascetiche sono dure, ma la vera difficoltà è ritornare in questo mondo una volta concluse. Forse è proprio così. Forse è più dura per chi è costretto a vivere costantemente in un ambiente rumoroso. È un percorso arduo, ma si dice che il più bel fiore di loto nasca proprio dal fango. Il buddismo può indicarci la via per prendere coscienza di noi stessi serenamente, anche se in una vita piena di avversità. Esercizio 2. Il rumore che affiora continuamente da dentro. I pensieri negativi sconvolgono l'anima. Come ho detto, siamo circondati da un turbinio di rumori, ma non esistono solo quelli esterni. Ci sono rumori che emergono dal nostro mondo interiore, come la gelosia, la rabbia, l'attaccamento ai beni materiali, che mettono a repentaglio la tranquillità dell'anima. Sono proprio questi rumori interiori che ci sconvolgono con maggior violenza. Gli input esterni, come gli spot pubblicitari, ci distraggono senza che ce ne rendiamo conto, ma non ci impediscono di ritornare a concentrarci su ciò che stavamo facendo, mentre non possiamo eludere facilmente i rumori che emergono dalla nostra anima. Vi faccio un esempio. Ci è giunta voce che qualcuno ha parlato male di noi e naturalmente ci sentiamo offesi. Tale offesa è entrata nel nostro orecchio in un attimo, ma resterà a lungo nella nostra anima, producendo un rumore continuo e assordante. Non si tratta solo delle offese personali. Spesso nutriamo sentimenti negativi verso persone che non ci hanno fatto nulla. Magari non ci piace qualcuno perché pensiamo egoisticamente che abbia più successo o più denaro di noi. Questi rumori hanno radici profonde e si nutrono delle passioni oscuranti che ristagnano nella nostra anima. Se le cose non vanno come desideriamo, iniziamo a percepire una rabbia ansiosa che si accumula in noi e che chiamiamo stress. È come se all'interno dell'anima ci fossero delle esalazioni di gas che superano il livello limite e portano a un'esplosione. Questa è l'immagine giusta. Indubbiamente c'è stata qualche piccola fuga di gas in precedenza, ma è con l'esplosione finale che riusciamo a liberarci da ciò che avevamo accumulato e cancelliamo i rumori che ci logorano. Queste esplosioni possono essere positive se non recano danno agli altri, come decidere di fare un viaggio e di dedicarsi a uno sport,
Ma prendiamo il caso di uno studente che ha accumulato stress per un esame e si sfoga sui compagni con forme di bullismo. Per invidia si scaglia contro qualcuno che ha preso voti migliori e per superbia si prende anche gioco di chi ha risultato peggiore di lui. Credendo di essere l'unico a soffrire, vuole che anche gli altri soffrano e agisce con questo scopo. Certi episodi si verificano anche nel mondo degli adulti. Ci sono persone che, pur sembrando garbate, insultano i colleghi alle spalle e seminano zizzania. Il risultato di questo comportamento è un notevole aumento dei rumori interiori, più che una loro diminuzione. Se vogliamo estirpare all'origine il rumore che emerge dal nostro mondo interiore, dobbiamo prima di tutto individuarne le cause, per non soccombere alle passioni oscuranti. Il buddismo individua le origini di ogni sofferenza nei cosiddetti tre veleni: la stupidità o ristrettezza mentale, il desiderio attaccamento e la collera odio, e spiega anche come combatterli e fare in modo di superare la negatività e il dolore. Il desiderio attaccamento porta le persone a essere avide, la collera odio a perdere il controllo di sé e la stupidità a perdere di vista se stessi a causa degli istinti. Secondo la filosofia buddista, è l'accumulo dei tre veleni che porta allo stress e a farci infuriare se le cose non vanno come desideriamo. Quando questa rabbia raggiunge l'apice, perdiamo di vista noi stessi e aggrediamo istintivamente gli altri, aggravando ulteriormente una preesistente situazione di sofferenza. Quindi, se ci lasciamo dominare dalla collera, diventiamo violenti verso gli altri, e questo, anziché risolvere il problema, permette ai tre veleni di amplificarsi. Così andremo alla deriva, nel più profondo smarrimento. Più persiste questa condizione, più la negatività si farà insostenibile e le passioni oscuranti turberanno violentemente il nostro animo. Io mi ripeto spesso: più si dà sfogo alle passioni oscuranti, più queste aumenteranno. Dunque, a causa di input sia esteriori che interiori, si risvegliano in noi rumori come l'invidia e la rabbia. Se questo avviene inconsapevolmente, non saremo in grado di prendere gli adeguati provvedimenti e tali rumori risulteranno amplificati, così come le nostre sofferenze. Se desiderate vivere in tranquillità, prestate attenzione a ogni tipo di rumore, specialmente a quelli che vengono dalla vostra anima. Esercizio 3. Si può tenere il silenzio in qualsiasi luogo chiassoso. Non è necessario fuggire su una montagna solitaria. Per ottenere la tranquillità dell'anima non è necessario recarsi in un luogo insonorizzato. Non lo fanno nemmeno i monaci che praticano l'ascetismo. Bisogna ritrovare la serenità nella vita di tutti i giorni, immersa nel frastuono, non fuggire su una montagna solitaria. Forse alcuni pensano che sia impossibile, ma una delle migliori caratteristiche degli esseri umani è poter cambiare da soli la propria coscienza. Mi spiego meglio. Quando, infastiditi da un rumore, pensiamo «uffa», in quell'istante abbiamo fatto un grande passo avanti, perché ci siamo resi conto di ciò che ci ha turbato. Perciò, anche se viviamo in una metropoli, possiamo ritrovare la tranquillità proprio in mezzo al frastuono. Vi faccio un altro esempio. Se due persone ascoltano una terza, percepiranno in maniera differente il significato delle sue parole. Una persona può percepire lodi e un'altra può intendere quelle stesse parole come un rimprovero. Così come, a parità di stipendio, uno lo reputa alto e un altro insufficiente. Tutto dipende da come percepiamo l'ambiente intorno a noi. È importante saper osservare l'ambiente che cambia nonostante non si possa arrestarne il cambiamento. Ad esempio, crediamo di esserci trasferiti in una zona silenziosa, ma dopo un po' di tempo ci rendiamo conto che non differisce molto dal quartiere in cui vivevamo prima. Questo accade perché siamo noi a percepire come rumore i vari suoni esterni. Se non cambiamo la nostra percezione, vedremo sempre il mondo pieno di nubi.
Credete forse che in un luogo silenzioso come la cima di una montagna non si sentano le voci delle persone o il rumore delle macchine? Sotto un certo punto di vista è sicuramente così. Se facciamo un'escursione in un giorno di festa, potremo facilmente godere della tranquillità della natura, priva di rumori artificiali. Tuttavia, non è lì che viviamo la nostra quotidianità. Ma soprattutto, se soffriamo seriamente per qualche ragione, sia che andiamo in montagna o al mare, la sofferenza ci seguirà, rimanendoci appiccicata addosso. L'importante è capire come frenare il rumore. Come possiamo frenare i rumori che sentiamo? Più esperienze facciamo, più accumuliamo modelli di reazione agli impulsi che subiamo. Se mentre mangiamo sentiamo suonare una campana, tutte le volte che sentiremo quella campana ci verrà appetito, come per il cane di Pavlov. Invecchiando, gli esseri umani stabilizzano il loro modo di vivere perché accumulano un sempre maggior numero di modelli comportamentali. Il rovescio della medaglia è che non provano più l'ebbrezza di trovarsi di fronte a una nuova esperienza. Si dice che, col passare degli anni, il tempo trascorra più velocemente. Molte persone percepiscono come rumori dei normali suoni e nutrono un sentimento di impotenza nei confronti di ciò che li disturba. Il buddismo può aiutarci a prendere coscienza di questi suoni per quello che sono. In tutti questi anni io ho imparato a prendere coscienza di tante cose nuove e a percepire diversamente le cose del mondo che già conoscevo. Con questo libro vi insegnerò a vivere la quotidianità con l'anima tranquilla, ma per farlo è importante essere consapevoli. Prima di tutto bisogna rendersi conto che non esistono luoghi privi di rumore e che al rumore non si può sfuggire. Percepire un semplice suono come un fastidioso rumore dipende solo da noi stessi. In altre parole, se quando percepiamo il suono come rumore cambiamo prospettiva, anche il rumore tornerà a essere un suono piacevole. Esercizio 4. Suggerimenti buddisti per liberarsi dal rumore. Vedere le cose per quello che sono. Che si tratti di rumori esterni o interni, non esistono luoghi completamente insonorizzati. Come ho già avuto modo di dire, il problema consiste nella nostra percezione del rumore. Perché non riusciamo a sentire i suoni per quello che sono? Semplice, perché in generale non riusciamo a vedere le cose per quelle che sono, quindi è lo stesso per i suoni. Anche se ci sforziamo, è davvero difficile, e lo è ancora di più per chi tende a distogliere lo sguardo dalle cose del mondo. Molti poi hanno la presunzione di vedere pur non essendone capaci. Ad esempio, davanti ai miei occhi scorre un fiume e io penso: questo è un fiume. In realtà ciò che vedo è l'acqua che scorre, e scorrendo non è sempre la stessa perché cambia continuamente. Nonostante il movimento dell'acqua che scorre via sotto i miei occhi, credo scioccamente di vedere sempre lo stesso fiume. E ancora, quando osservo due libri sulla mensola dello studio penso: quello è mio, l'altro l'ho preso in prestito. Questo ovviamente perché un libro l'ho comprato, mentre l'altro l'ho preso in prestito in biblioteca o da un amico. Il fatto che sulla mensola ci siano due libri non ha niente a che vedere con le persone cui appartengono questi libri. Ma i miei occhi li vedono e subito scatta in me il pensiero di chi siano. Questo me li fa distinguere. Stesso discorso per il corpo umano. Il ricambio delle cellule è un processo invisibile a occhio nudo e di cui non siamo consapevoli. Tuttavia, alcuni fenomeni sono osservabili, come la comparsa delle rughe, la perdita dei capelli, il progressivo indebolimento muscolare. Però gli esseri umani combattono con tutte le forze contro certi cambiamenti. È tipico dell'essere umano non saper osservare la vita. Ad esempio, quando presenziamo a un funerale pensiamo: era così giovane, che peccato. Ma non riflettiamo seriamente su quando quella stessa sorte toccherà a noi. Sebbene le possibilità di morire siano pari al 100%, ce ne dimentichiamo completamente. O anche se ci riflettiamo per un attimo, tendiamo a distogliere la mente dalla nostra natura caduca. P.
piccole rinunce per ottenere il risveglio buddista. Non trovate che la nostra quotidianità sia caratterizzata da innumerevoli pregiudizi? L'essere umano è dotato di intelligenza, ma anziché giungere alla praina, la conoscenza superiore, diventa sempre più cieco alle cose del mondo e non le vede per quelle che sono. Come può dunque riuscirci? Non può forse farlo superando 1000 ostacoli e approdando alla verità delle cose? Non funziona così. La realtà è davanti ai nostri occhi, sempre e ovunque. Io ripeto spesso che non possiamo comprendere e risolvere i problemi se osserviamo ciò che ci circonda con un filtro egoistico. Siamo noi a creare i problemi. Per questo stesso principio percepiamo i suoni non per quello che sono, ma come fastidiosi rumori. Secondo la filosofia buddista, la ragione che impedisce agli individui di comprendere la vera natura delle cose risiede nelle passioni oscuranti. Ad esempio, nonostante il mondo sia in continuo mutamento, le persone preferiscono rimanere in una situazione di staticità e soffrono quando le cose non vanno come desiderano. Come possiamo risolvere i problemi di una vita che non va come vogliamo? La risposta buddista a questa domanda è rinunciare. Non è un precetto in contrasto con una delle massime della società contemporanea, ovvero non rinunciare ai propri desideri, ai propri sogni. Anzi, significa vedere chiaramente le cose del mondo. La nostra condizione di esseri umani ci spinge a essere insoddisfatti del corso avverso degli eventi e questa sofferenza ci porta a mutare completamente anche la nostra disponibilità d'animo. Se non siamo sereni e tranquilli, percepiremo normali suoni come rumori. Questo progressivamente aumenterà e ci allontanerà dalla verità delle cose. Esercizio 5. Se raggiungiamo la tranquillità interiore, la nostra vita migliorerà. Anche sul lavoro non commetteremo errori di valutazione. Come ho già detto, le persone difficilmente riescono a comprendere la verità delle cose. I suoni vengono filtrati dalle passioni oscuranti e trasformati in rumori molesti. Se riuscissimo, come fece il Buddha, a liberarci completamente da queste passioni oscuranti, non soffriremmo più a causa di nessun rumore, ma è un'impresa ardua. Se almeno fossimo coscienti del fatto che i suoni in sé non hanno alcuna caratteristica, né positiva né negativa, ma che siamo noi il filtro che li trasforma in rumore, la nostra disponibilità d'animo cambierebbe considerevolmente e di conseguenza cambierebbe anche la vita quotidiana, in meglio naturalmente. Ad esempio, nel lavoro come nello studio diminuirebbero gli errori che comunemente facciamo. Se nei momenti in cui è necessaria una grande concentrazione ci distraiamo o perdiamo la pazienza, finiremo col pensare di non essere più in grado di concentrarci. Anche in queste situazioni sforziamoci di mantenere la calma individuando la causa della distrazione. Potremo raggiungere così un buon risultato, non trovate? Una volta un giocatore professionista di baseball ha detto: «È naturale che quando le condizioni fisiche sono buone si ottengano eccellenti risultati, ma è proprio quando non sono ottimali che è fondamentale non crollare, saper resistere». Se comprendiamo con oggettività la nostra condizione, riusciremo ad affrontare con calma tutti gli ostacoli che ci si parano davanti quotidianamente. Al contrario, se la nostra anima è inquieta e reagiremo impulsivamente, non giudicheremo con serenità gli eventi. Considerate pure questi atteggiamenti dei campanelli d'allarme. Se li ignorate, finirete col perdere di vista voi stessi e litigherete con qualcuno che non vi ha fatto nulla. Potreste anche allontanarvi dalle persone veramente importanti, ritrovandovi a frequentare soggetti poco raccomandabili. Se ciò accade, il rumore che tanto vi dà fastidio aumenterà di sicuro e fallirete in qualsiasi tentativo di vivere una vita serena. Ogni suono si trasformerà in rumore. Riuscire a costruire buoni rapporti umani. Quando il volume del rumore che ci infastidisce
aumenta al punto di diventare assordante. Io credo quando quel sentimento chiamato rabbia raggiunge i più alti picchi. Capita a tutti di arrabbiarsi, capita anche a me di perdere la ragione. Mi sfuggono parole offensive e poi mi pento. Pentirsi significa provare sincero dolore per un errore commesso, rammaricarsene. È un sentimento che pervade il cuore, ma che non amiamo certo provare. Solo in un secondo momento, facendo un esame di coscienza e riconoscendo il nostro errore, torniamo tranquilli. La prima cosa da fare quando cadiamo preda degli istinti è respirare profondamente, calmarci e concentrarci per tornare ragionevoli e osservare noi stessi in modo distaccato, come se fossimo un'altra persona. Qualsiasi cosa vi irriti, rimandate le lamentele a un secondo momento. Prima di tutto calmatevi, poi cercate la soluzione al problema. Non cadete nell'errore di credere che siano solo gli altri a creare problemi. Non siete immuni dal commettere errori. Cercate anche di mettervi nei panni degli altri, capire il loro punto di vista, senza però uniformarvi in tutto e per tutto agli altri. Riflettete con serenità. Se una persona assume comportamenti discutibili, fateglielo notare, ma con garbo, senza prevaricarla. Solo con la tranquillità dell'anima i rapporti umani possono dare buoni frutti. Forse avete pensato che i precetti buddisti non c'entrino molto con questo discorso. Vi assicuro che non è così, anzi, il buddismo è una miniera di suggerimenti utili per vivere al meglio la nostra quotidianità e le nostre relazioni con gli altri. Analizziamo ora questa tradizione filosofica per trovare la chiave della serenità. Parte 2. Piccole tecniche per calmare un animo inquieto. Esercizio 1. Ritagliamoci 30 minuti al giorno per restare in silenzio con noi stessi. Spegniamo la televisione e fuggiamo da qualsiasi rumore. Vivete da soli o con la famiglia? Se vivete da soli avrete di certo del tempo per voi stessi, ma sono sicuro che anche coloro che trascorrono il loro tempo prezioso con i familiari desiderino passare qualche ora in solitudine, rilassarsi facendo ciò che piace senza dar fastidio a nessuno. Se non avete questo tempo a disposizione, non avrete la tranquillità per riflettere sulle cose importanti. È fondamentale trascorrere del tempo da soli, in silenzio. Pare che tutto dipenda dalle abitudini di vita delle persone, ma siamo sicuri che chi vive da solo possa concedersi dei momenti di solitudine e di isolamento? Mi spiego. Molte persone, appena arrivano a casa, accendono il televisore, ed ecco avvicendarsi senza sosta pubblicità, politici, attori, persone famose che discutono, divertono o riportano notizie dal mondo. Penso che sia un sistema utile per combattere la solitudine, ma se lo analizziamo da un altro punto di vista, ci renderemo conto che soffoca qualsiasi possibilità di trascorrere del tempo in silenzio. Forse qualcuno riesce ad avere un po' di tempo per se stesso decidendo di vedere solo alcuni programmi a determinati orari. Ma se avete l'abitudine di accendere la TV quando arrivate a casa e di spegnerla solo quando andate a dormire, i personaggi televisivi non si limiteranno a tenervi compagnia, ma anche a rimboccarvi le coperte. Agendo così non disporrete mai di tempo per voi stessi. Concentriamoci su qualcosa liberando la mente. Giornali e riviste sono dei media, per così dire, tranquilli, perché non si leggono senza la volontà di leggerli. Se uno non vuole leggerli, non li legge e basta. Per la televisione è diverso. Spesso sento dire, quasi senza rendermene conto, la stavo già guardando. Il modo passivo con cui riceviamo degli input dalla televisione è pericoloso. Inoltre, le informazioni trasmesse dalla TV sono il frutto di elaborazioni altrui e non di rado propagano negatività. Bisognerebbe spegnerla più spesso. Sarebbe bene limitare certe distrazioni e trascorrere un po' di tempo in tranquillità, facendo ciò che vi piace, che non significa oziare. Io vi suggerisco di concentrarvi su qualcosa, ad esempio studiare l'inglese,
portarsi avanti col lavoro o dedicarsi all'esercizio fisico praticando yoga o tai chi. Per quanto riguarda i monaci, potrebbero dedicarsi alla lettura dei sutra o riflettere sugli insegnamenti buddisti. Va bene qualsiasi cosa, purché vi concentriate nel farlo. Vi accorgerete che la vostra mente sarà alleggerita dai pensieri e il vostro umore migliorerà. Per me funziona così. Mi alzo presto, recito i sutra, rifletto sui precetti buddisti e poi riesco a svolgere bene tutte le altre mansioni della giornata. Prima di accendere la TV, pensate se non ci sia qualcosa di meglio da fare. Esercizio 2. Proviamo a recarci in luoghi come i templi che trasmettono tranquillità all'anima. Fuggire dalla confusione delle grandi città. Quali sono, secondo voi, i posti migliori dove si può trovare un po' di serenità per l'anima? Io di solito scappo dalla confusione della città e mi rilasso facendo lunghe camminate immerso nella natura. In particolare amo i luoghi in cui è presente l'acqua, sotto varie forme. Quando sento le onde che si infrangono sulla spiaggia, i problemi quotidiani diventano insignificanti e il mio cuore si libera da ogni pesantezza. Mi fanno lo stesso effetto anche i fiumi. I ritmi della natura tranquillizzano l'anima. Questi luoghi però tranquillizzano lo spirito, ma sono tutt'altro che silenziosi. Il rumore di una cascata, ad esempio, è così assordante che non permette di sentire altro. Ma nonostante questo, chissà perché, è rilassante. Ciò significa che i luoghi rilassanti e i luoghi silenziosi non necessariamente coincidono. È l'armonia degli elementi che li costituisce a far percepire alla persona che vi si reca per la prima volta un senso di relax. I templi buddisti sono l'ideale per ritrovare la tranquillità dell'anima. Infatti, sono stati costruiti per far compiere ai monaci le pratiche ascetiche, che necessitano di luoghi che predispongano alla concentrazione spirituale. Non ho mai sentito di nessuno che andandoci si sia innervosito. Recentemente molte persone che vanno alla ricerca di posti tranquilli si recano ai templi. Anche coloro che visitano i famosi templi di Kyoto hanno una predisposizione diversa da quella del turista tradizionale. Molti si siedono sull'engawa oppure passeggiano. Non fanno niente di particolare, si fermano per un attimo e ne assaporano l'atmosfera. E così, da meta per turisti, il tempio si è trasformato in un luogo dove trascorrere del tempo prezioso. Anch'io lo vivo in questo modo e mi chiedo come mai mi rilassi tanto. È possibile portarsi a casa un po' dell'atmosfera respirata al tempio? Io credo di sì. Sebbene sia un luogo particolare, credo che la dedizione e la cura delle persone che si occupano della sua manutenzione arrivino a noi e per un po' ci accompagnino. Portare nelle proprie case la tranquillità trovata al tempio. Come dicevo, in un tempio perfettamente pulito e dall'atmosfera suggestiva, i visitatori potranno percepire la premurosa attenzione di chi vi ha svolto i lavori di manutenzione quotidiana. Non vi sono elementi fuori posto o superflui e tutto è sistemato in maniera armoniosa. Tutto ha una propria collocazione. E non troveranno neppure elementi troppo diversi da quelli presenti nelle loro case. Alcuni pensano che il tempio sia un luogo speciale perché si percepisce la presenza del Buddha, ma in realtà possiamo avvertirla anche nella nostra abitazione, grazie al piccolo tempio di casa. Il Butsudan. Liberatevi dal preconcetto che il Butsudan sia dedicato esclusivamente alla venerazione degli antenati. Vedrete, affioreranno in voi molte idee originali che vi permetteranno di percepire la presenza del Buddha. Prima spiegavo che i templi sono stati costruiti per permettere ai bonzi di svolgervi le pratiche ascetiche. I templi della scuola Jodo Shinshu invece hanno sempre avuto uno scopo diverso, quello di raccogliere i credenti desiderosi di condividere gli insegnamenti buddisti. Vi basterà osservarne uno per capirlo.
Lo spazio riservato ai pellegrini è più ampio di quello dedicato ai monaci. Vi si respira un'atmosfera meno austera e più familiare dei templi zen. In generale, i templi delle altre scuole sono ideali per permettere a una singola persona di riposare durante il suo cammino, mentre in quelli Jodo Shinshu ci si può rilassare in maniera, diciamo così, collettiva. Abbiate rispetto per i luoghi in cui si può percepire una profonda armonia con gli esseri viventi. Non si tratta solo di rilassarsi, bensì di assaporare un sentimento di liberazione, di rottura del guscio che ci avvolge, una sensazione impareggiabile. Esercizio 3. Se l'anima è inquieta, anche il corpo ne soffrirà. Respirare profondamente. Credo sia capitato a tutti, almeno una volta, di essere talmente agitati la sera prima di un intervento importante o di una riunione di lavoro da non riuscire a chiudere occhio, di irrigidirsi tanto durante un incontro da non riuscire a spiccicare parola. Quando l'anima è inquieta, il corpo reagisce di conseguenza. Un tempo ero negato a parlare in pubblico, ma ora per il mio lavoro non mancano le occasioni di farlo e a poco mi sono abituato. Comunque mi capita ancora di agitarmi un po'. Quando siamo tesi, la pressione si alza, sudiamo e ci viene il fiato corto. Più ci sforziamo di controllare le reazioni del corpo a un animo inquieto, più la situazione peggiorerà. Tuttavia, è possibile esercitare un certo controllo su alcuni movimenti di cui generalmente non siamo coscienti, ad esempio respirare. Inspiriamo ed espiriamo automaticamente, senza rendercene conto. Prendere coscienza di tale processo ci permette di controllarlo. Rifletteteci bene. Molti sostengono che nei momenti di tensione la prima cosa da fare è un profondo respiro, poi rilassare i nervi e riprendere il controllo della situazione. In Occidente si crede che il corpo e lo spirito siano due elementi separati, mentre in Oriente sono considerati inscindibili e alla base dell'equilibrio del tutto. Nel buddismo si parla di via di mezzo, evitare gli eccessi, mantenere l'equilibrio. Anche il Buddha ha trascorso un certo periodo di tempo dedicandosi a rigide pratiche ascetiche. In seguito si è dedicato alla meditazione e infine ha ottenuto il risveglio. Quando il corpo soffre, è possibile alleviare il dolore attraverso la respirazione e la meditazione. Mens sana in corpore sano. I monaci che hanno forgiato la propria mente e il proprio corpo attraverso rigide pratiche ascetiche sostengono di essere dotati di un certo livello di autocontrollo, sia fisico sia emotivo. Dominano sentimenti come rabbia o invidia e riescono a respirare profondamente, infondendo tranquillità all'anima. La gente comune di norma non è in grado di controllare la sudorazione o il battito cardiaco, poiché si tratta di processi cui non siamo coscienti. Ma esercitandosi è possibile riuscire a governare le interazioni tra mente e corpo. Pensateci bene. I monaci buddisti sono longevi. Il Buddha ha vissuto fino a 80 anni, Shinran fino a 90, età incredibilmente lunghe per le epoche in cui hanno vissuto. Nell'India antica, così come nel Giappone di epoca Kamakura, le condizioni igienico-sanitarie non erano certo ai livelli di oggi e lo stesso sostentamento era sempre messo a repentaglio da mille insidie. L'età media della vita ai tempi di Shinran era di 40 anni, immaginatevi dunque quanto sia stata dura viverne 90. Anche le abitudini alimentari influiscono sulle prestazioni fisiche, ma più di tutto è importante mantenersi calmi. Poiché la nostra vita è condizionata dalla reciproca relazione tra mente e corpo, è necessario prestare attenzione a entrambi e la chiave dell'equilibrio tra questi due elementi risiede nella respirazione. La respirazione è sempre stata considerata un atto importante, sin dai tempi antichi. Nella lingua giapponese le parole vivere e respirare
si pronunciano allo stesso modo. Dunque, essere coscienti del proprio respiro significa richiamare alla mente, in maniera attiva, la consapevolezza di essere vivi. Ho sentito dire che molti politici giapponesi del passato praticavano lo zazen. Regolando il respiro, acquisivano la tranquillità necessaria per svolgere compiti delicati. Attualmente nei templi zen si possono trovare molti uomini d'affari intenti a praticare la meditazione. Attuando una respirazione cosciente, basata sull'equilibrio di mente e corpo, si può ottenere una sorprendente tranquillità. Esercizio 4. Camminare per calmare l'anima. Un'esperienza commovente. Capita spesso che, per far fronte a una delusione o a un fallimento, si decida di prendere del tempo per riflettere sulla propria vita, e spesso questa riflessione è accompagnata da un viaggio. Nella maggior parte dei casi si tratta di viaggi a piedi, come il pellegrinaggio nello Shikoku, niente a che vedere con le comitive che si spostano velocemente da una meta all'altra in autobus. Affrontare un viaggio a piedi è l'unico modo per riuscire a guardarsi dentro con tranquillità. Ma vi starete chiedendo, perché proprio a piedi? Perché è importante avanzare passo dopo passo con le nostre sole forze e i piedi ben piantati per terra. Quando incappiamo in un fallimento, perdiamo fiducia in noi stessi, dubitiamo di poterci riprendere, ci convinciamo che nessuno abbia più bisogno di noi. Sono tutti pensieri negativi che ci ossessionano e ci impediscono di andare avanti. In questi momenti provate ad affrontare un viaggio a piedi. Camminate passo dopo passo, mettendoci tutta la vostra forza. Sono sicuro che riacquisterete il vostro personale ritmo di vita. Gli incontri che farete in piccoli villaggi sconosciuti vi aiuteranno a riconquistare fiducia nell'umanità. Inoltre, non è necessario che ve lo ricordi, camminare fa bene alla salute. Il Buddha disse: cammina da solo come il corno di un rinoceronte. Egli ha raggiunto il risveglio a 35 anni, è morto a 80 e per 45 anni ha continuato a camminare per dare il buon esempio. Penso si sia trattato di un percorso lungo e difficile, ma che ha portato avanti fino alla morte. Inoltre, camminare con un ritmo controllato è utile per preservare l'equilibrio tra corpo e mente. Camminiamo costantemente sulla terra. Camminare è una pratica ascetica buddista. L'estremizzazione di tale pratica è il Senniki Kaiogyo, sul monte Hiei. Consiste in una camminata di 1000 giorni da compiere complessivamente in 7 anni. Durante i primi 3 anni si percorrono 40 km al giorno per 100 giorni, nutrendosi in modo leggero per non appesantire il corpo. Il quarto e il quinto anno si cammina per 200 giorni. Al termine del 700° giorno, per 9 giorni ci si astiene dal mangiare, dal bere e dal dormire, per avvicinarsi al Buddha. Bisogna essere dotati di una forte determinazione per riuscire a farlo. Durante il sesto anno si percorrono 60 km al giorno per 100 giorni, anche in zone diverse del Monte Hiei. Il settimo anno, nei primi 50 giorni, si visitano i templi di Kyoto, percorrendo 84 km al giorno, e per i restanti 50 si percorrono 30 km in montagna. In 1000 giorni vengono percorsi 40.000 km, pari alla circonferenza della Terra. Il monaco Sakai Yusai ha portato a termine il Senniki Kaiogyo per ben 2 volte, impresa che prima di lui solamente 2 monaci erano riusciti a completare. Arrivare a certi livelli significa superare qualsiasi dicotomia corpo-spirito e raggiungere una dimensione spirituale superiore. Anch'io amo camminare e quando posso faccio delle lunghe passeggiate, sia in città sia in campagna. Naturalmente prediligo quest'ultima, poiché vi sono meno distrazioni. In città si viene disturbati dai semafori, dalla gente e il ritmo della camminata risulta spezzato, irregolare.
Inoltre, la presenza dell'asfalto rende il passo più meccanico e impedisce di percepire la terra sotto i piedi. Le passeggiate in campagna, invece, mi permettono di riordinare i pensieri e di rilassarmi. Sforzatevi e fate qualche camminata, anche in un parco. La natura riserva sorprese inaspettate. Esercizio 5. Mettere per iscritto il turbinio dei rumori che ci circondano. Scrivere aiuta a riorganizzare la mente. Sono passati molti anni da quando ho iniziato a curare il blog del Tempio. Trovo che scrivere sia molto utile, non solo per riorganizzare i pensieri, ma anche per comunicare con le altre persone. Attraverso la rielaborazione logica dei propri pensieri si scoprono spesso nuovi punti di vista, utili soprattutto a noi stessi per approfondire le nostre riflessioni. Vi consiglio caldamente di scrivere. Attraverso la scrittura si mette in atto un processo di efficace comprensione delle cose che ci circondano. Nell'antichità la maggior parte della gente era analfabeta e leggere e scrivere erano prerogative degli intellettuali. I monaci buddisti presero dimestichezza con la scrittura attraverso la lettura e la copiatura dei sutra. Il sommo Shinran ha dedicato buona parte della sua vita alla scrittura, lasciando molti testi. Ciò che mi ha colpito è il suo metodo. È ritornato più volte su diversi punti, aggiungendo e correggendo cose scritte in precedenza. Leggeva, rileggeva e correggeva. I testi di Shinran non riportano solo concetti filosofici complessi. Egli ha utilizzato anche espressioni poetiche per esprimere la gioia di aver intrapreso il cammino buddista. Leggendo ciò che ha scritto possiamo assaporare il suo processo riflessivo e allo stesso tempo i suoi cambiamenti emotivi. Nella vita di tutti i giorni ci capita di rallegrarci per una nuova conoscenza o di rattristarci per un brutto voto o un esame. Per comprendere appieno questi cambiamenti d'umore è utile metterli per iscritto. È una pratica che si usa anche nella terapia psicoanalitica. Capire perché il rumore ci dà fastidio. La filosofia buddista distingue i comportamenti umani in azioni del corpo, azioni della parola e azioni dell'anima. Per ogni gruppo esistono declinazioni comportamentali negative. Al primo gruppo appartengono uccidere altri esseri viventi, rubare, compiere atti osceni. Al secondo dire bugie, calunniare, adulare. Al terzo gruppo appartengono l'attaccamento e la collera. Chi non compie questi atti negativi avrà un'anima tranquilla. A chiunque sarà capitato di commettere azioni riconducibili a tali categorie. Per quanto riguarda il corpo, frenare gli istinti permette di trattenersi dal commettere azioni negative. Per le azioni della parola è sufficiente fare un po' di attenzione, ma è molto difficile neutralizzare le azioni negative che scaturiscono dall'anima, così come i pensieri negativi che ci frullano in testa. Come possiamo gestirli? Un metodo consiste nel non dare forma concreta attraverso il corpo o la bocca a sentimenti come ad esempio la rabbia. Un altro metodo è accettare la rabbia metabolizzandola, senza ignorarla, ammettere di essere arrabbiati e cercarne le cause. Personalmente ritengo che uno strumento utile in certi casi sia proprio la scrittura, che ci permette di approfondire la comprensione di ciò che stiamo provando. Fare semplicemente finta di niente non serve a districare i nodi del nostro animo, anzi, i problemi che abbiamo si ripresentano ancora e ancora. Accettare consapevolmente la collera ci permetterà prima di controllarla, poi di farla scemare. Per vivere serenamente, prima di tutto dobbiamo conoscere il nostro animo. In questo senso, scrivere è utile per comprendere noi stessi e la natura dei sentimenti che affiorano in noi. Esercizio 6. Controlliamo con consapevolezza gli input di informazioni. La prima regola è saper scegliere fra tante opzioni. Recentemente ho traslocato in Hokkaido, nella casa dei miei genitori.
non ci tornavo da 10 anni. Il drastico cambiamento di ambienti mi ha permesso di riflettere su molte cose. In particolare, ho preso coscienza dell'enorme quantitativo di informazioni che riceviamo ogni giorno. 10 anni or sono, ancora liceale, pensavo che trasferendomi a Tokyo avrei trovato tutti quegli stimoli che mi mancavano in campagna. Così ho vissuto il periodo universitario nella capitale, circondato da tanta gente e da tanta vita. Ogni volta che andavo a Shibuya era una festa. Sentivo di avere molte possibilità ed ero pieno di aspettative. Ma a pensarci bene, per quante possibilità ci siano, io sono e sempre sarò un'unica persona, così come è vero che un giorno è fatto di 24 ore. Possiamo conoscere tanta gente, ma pochi diventano veri amici e mai riusciremo a vedere tutti i luoghi che desideriamo visitare. In fin dei conti, la differenza tra la quantità di cose che si possono fare in campagna e in città non è così grande, ma alcuni ritengono il contrario. Forse un tempo era così, soprattutto per un ragazzo di campagna che si trovava catapultato nel caos di Akihabara. Ma oggi, grazie a internet, il divario è diminuito. Indipendentemente da dove ci troviamo, possiamo leggere notizie sui giornali online o comprare una determinata cosa sui siti di e-commerce. Possiamo fare le stesse cose in città come in campagna. Avere il coraggio di lasciar perdere le cose che non ci servono veramente. Viviamo in un'epoca in cui è possibile scegliere tra un'infinità di cose da fare e servono molte energie per selezionarle al meglio, escludendo ciò che non ci serve realmente. Anzi, forse le possibilità di scelta sono fin troppo aumentate e molti spesso si trovano in difficoltà. È necessario controllare la quantità di input che riceviamo dal mondo circostante. Pensate alle scelte come alle carte da gioco. È naturale voler conoscere quelle non ancora scoperte, ma è anche vero che non tutte hanno lo stesso valore. Impiegare il nostro tempo per vederle tutte ci fa perdere di vista la distinzione tra quelle veramente importanti e quelle di minore importanza. Le carte importanti da scoprire non sono poi così numerose. Dobbiamo concentrarci solo ed esclusivamente su di esse e avere la forza di volontà necessaria per ignorare le altre. Non devono essere le informazioni a governare noi, bensì il contrario. Bisogna trovare un metodo per limitare gli input esterni e dare priorità ad alcune informazioni piuttosto che ad altre. Ad esempio, io ho recentemente deciso di non guardare passivamente la TV, ma di scegliere un programma e limitarmi a vedere quello, senza fare zapping da un canale all'altro. Lo stesso vale per internet, lo uso solo quando serve. Se non ci sforziamo di esercitare questo controllo sugli input di informazioni che riceviamo quotidianamente, non sapremo più riconoscere ciò che conta veramente nella vita e finiremo i nostri giorni senza renderci conto di aver dato troppa importanza alle quisquilie. Per affrontare con serenità i problemi della vita, dobbiamo essere consapevoli degli input che riceviamo e controllarli. Esercizio 7. Come relazionarsi con la miriade di rumori che turbano l'anima. Migliorare le tecniche per escludere le informazioni superflue. Prima accennavo all'importanza di non scoprire tutte le carte che ci troviamo davanti, nell'ottica di una scelta più consapevole. Certo, non è facile. Come fare allora? Poniamo il caso di avere davanti a noi 100 carte e di scoprirne soltanto 10. Penserete che così facendo in quelle 10 non ci saranno quelle realmente utili. Non è del tutto vero. Il segreto sta nell'intuire quali siano quelle giuste, nell'affinare la capacità di scelta. Uscendo di metafora, in un'epoca in cui internet è accessibile a tutti, anche agli studenti delle elementari che devono fare una ricerca, è necessaria un'educazione alla scelta delle informazioni. Ciò significa gestire adeguatamente le informazioni che ci circondano, in base allo scopo per cui ce ne serviamo. Mai lasciarsi influenzare negativamente. Internet pullula di informazioni, ma quali sono andate aumentando negli ultimi tempi?
A quelle diffuse da giornali e riviste online si sono aggiunte quelle elaborate dai privati tramite blog e social network, forse più dettagliate, ma senza dubbio meno sicure. Qual è la conseguenza di questo fenomeno? Non esistono limiti al passaparola negativo che si può attuare grazie alla rete, a scapito di molti. Penso ai casi di cyberbullismo. In generale, quando chiediamo consiglio a qualcuno, dobbiamo rivolgerci alla persona giusta, altrimenti rischiamo di ricevere suggerimenti negativi. Lo stesso vale per internet. Dobbiamo saper distinguere tra informazioni utili e informazioni potenzialmente problematiche, che possono addirittura danneggiarci. Certo, non essendo supereroi, non è così facile. Il Sutta Nipata recita: non avvicinare gli stolti, ricerca le amicizie nelle persone sagge, rispetta chi merita rispetto, così otterrai la felicità. È facile sbagliare, ma dobbiamo sforzarci di distinguere ciò che è negativo da ciò che è positivo. Esercizio 8. Non cruciamoci per interrogativi senza risposta. Se non si tiene sotto controllo, la testa pensa da sola. Io mi ripeto spesso: io sono qui, non ricevo ordini da nessuno. Dunque mi reputo una persona dotata di autonomia decisionale, ma non è del tutto vero. Tutti noi crediamo di fare solo ciò che vogliamo fare, ciò che ci aggrada, ma in realtà non sappiamo veramente ciò che desideriamo. Mi spiego meglio. Capita spesso di pensare, magari in un giorno di ferie: oggi non faccio proprio nulla, non voglio pensare a niente. Ma è impossibile, poiché alla fine la nostra mente si rivolgerà naturalmente a una qualche riflessione. Allo stesso modo, quando decidiamo di dedicarci a qualcosa, non sempre riusciamo a farlo appieno. Ad esempio, stiamo studiando inglese e dobbiamo cercare il significato di un vocabolo sul dizionario, ma ci distraiamo e finiamo con leggerne altri. Questo si verifica perché la nostra mente tende a pensare indipendentemente dalla nostra volontà ed è un fenomeno costante. Prestate attenzione a questo fenomeno. Sedetevi senza far nulla, sforzandovi di non pensare a niente. Vi renderete subito conto che la mente inizia a spaziare in maniera autonoma verso le più disparate considerazioni, spesso poco costruttive. Un vecchio detto recita: pensare male equivale a non pensare affatto. Dobbiamo incanalare le nostre elucubrazioni in una progettualità costruttiva. Il problema è che spesso la mente ci distrae, ci fa pensare a cose inutili e quando ce ne rendiamo conto inevitabilmente soffriamo. Volgere lo sguardo verso le cose da fare ora. Una delle caratteristiche degli esseri umani è pensare a ciò a cui è meglio non pensare. La filosofia buddista può esserci utile per ovviare a questa pecca. Un giorno un discepolo chiese al Buddha: esiste la fine del mondo? L'essere umano può sopravvivere alla morte? Il Buddha non gli rispose, perché è illogico riflettere su cose di cui non possiamo conoscere il significato. Non solo, è soprattutto inutile. La posizione del Buddha nel non dare risposta a quesiti futili appare chiara anche nell'aneddoto della freccia avvelenata. Se un uomo viene colpito da una freccia avvelenata e non vuole che gli sia tolta prima di sapere chi l'abbia lanciata, il tipo di arco che ha usato, il tipo di freccia che ha scoccato, costui morirà prima di conoscere tutte queste cose. Con questo aneddoto il Buddha vuole comunicarci che troppo spesso gli uomini si perdono in discussioni inutili, in domande che non hanno risposta. Al contrario, bisogna affrontare la realtà delle cose che stanno di fronte ai nostri occhi, risolvere il tormento della realtà. Questo è lo scopo fondamentale del buddismo. Dobbiamo applicare questo principio alla vita di tutti i giorni e non tormentarci chiedendoci continuamente cosa accadrà se non superiamo un esame o se verremo licenziati. È inutile tormentarci su quesiti che non hanno risposta. Bloccate questi pensieri e dedicatevi a ciò che dovete fare.
create uno sbarramento a questi rumori che emergono da dentro e concentratevi sul qui e ora. Esercizio 9. Non vedete il karma negativo? Avere in casa due butsudan non è fonte di problemi? Oggi le persone amano pensare che per ogni fenomeno valga il principio causa-effetto. Ma andrà sempre realmente così? Quando ero studente mi interessavo della borsa valori e una volta ho provato ad acquistare dei titoli aprendo anche un conto online. Si sa, i prezzi salgono e scendono continuamente nell'arco di una sola giornata e questo mi creava ansia perché non capivo quale fosse il momento giusto per venderli. Mi è capitato di perdere parecchi soldi e ho pensato di essermelo meritato perché pur non avendo nessuna esperienza ero smanioso di guadagnare. In certe situazioni capita spesso di addossare la causa di un fallimento a fattori esterni e raramente di incolpare noi stessi per la nostra inesperienza. Vi faccio un altro esempio. Nel periodo dello Obon mi reco dai fedeli per recitare i sutra davanti al Butsudan e mi capita a volte di visitare anche una ventina di case al giorno. Una volta un signore mi ha detto: «Noi abbiamo ereditato due Butsudan, uno dai parenti di mia moglie e uno dai miei. Gli antenati non ne sono certo contenti. Ho sentito dire che possono capitare cose orribili a chi vive con due Butsudan. Cosa dobbiamo fare?» Io non sapevo davvero cosa rispondergli. Non c'è nessun nesso tra l'avere due Butsudan in casa e il fatto che capitino incidenti o cose gravi. Siamo noi la causa dei nostri guai, ma ci secca ammetterlo. Valutare le cose in maniera appropriata. Come abbiamo visto, le persone spesso ragionano in maniera irrazionale. Se falliscono in qualcosa o non capiscono perché si sia verificato un determinato avvenimento, danno la colpa a questo e a quell'altro. Mi fa sorridere chi dice di non credere agli oroscopi, ma poi va a leggerli quando ha difficoltà a prendere una decisione importante. In fondo, però, è nella natura umana. Quando capita una disgrazia dopo l'altra, è naturale preoccuparsi e chiedersi il perché. Il problema è che molti pensano sia colpa del fatto che, non essendo andati da tempo a rendere omaggio agli antenati, questi siano arrabbiati e abbiano scagliato la propria ira su di loro. È proprio in certe situazioni che dobbiamo essere logici, pensare razionalmente. Non esiste un nesso tra il pregare gli antenati e ciò che ci succede nella vita di tutti i giorni. Gli antenati non saranno certo contenti di vedervi ridotti a fare certi pensieri. Che ne dite? Parte terza. Come mantenersi distanti dal rumore in maniera efficace. Esercizio 1. I desideri non si cancellano con l'orgoglio. A un certo punto avviene un recupero in negativo dei desideri. Viviamo circondati da mille tentazioni: cibo, alcol, tabacco e chi più ne ha più ne metta. Capita talvolta di sottrarsi con determinazione a queste lusinghe, con diete, astenendosi dal bere, dal fumare o, più in generale, risparmiando. In tutti i casi la linea di pensiero adottata è quella di valutare cosa sia più o meno efficace. Nel caso delle diete, ad esempio, facciamo scelte originali come mangiare solo banane, solo mele o bere solo acqua. La maggior parte delle volte, però, si tratta di tentativi fallimentari, perché di qualsiasi espediente si tratti, i metodi che promettono di far perdere 10 kg in una settimana hanno come conseguenza certa quella di farceli riacquistare anche in minor tempo. Magari riusciamo anche a perderne 10, ma la settimana successiva ne mettiamo su il doppio e così ci sentiamo demotivati a proseguire. Non vale la regola: maggiore è lo sforzo, più grande è il risultato. Più cerchiamo di imbrigliare i nostri desideri, più otterremo l'effetto contrario. Vi sarà certo capitato di desiderare molto qualcosa e allo stesso tempo di voler sopprimere con tutte le forze tale desiderio. Cos'è accaduto poi?
Un esempio concreto. Volete a tutti i costi l'ultimo modello di cellulare uscito sul mercato, ma provate a convincervi che non ne avete bisogno. Vi sforzate di pensare che è una spesa inutile. Non mi serve affatto, vi direte. Alla fine perdete la pazienza e andrete a comprarlo. Il buddismo insegna a sconfiggere le passioni oscuranti, ma per chi non è monaco, cioè per le persone comuni, più importante di sconfiggerle è conviverci. Prima di tutto, siate coscienti di essere costantemente accerchiati. Vincere le passioni oscuranti, ovviamente, è diverso dal sopportare. Mi spiego meglio. Se arriva al nostro naso il profumino di un manicaretto appena sfornato, un conto è trattenerci dal mangiarlo, un altro è smettere di sentirne il profumo. Sono due cose completamente differenti, non trovate? Quindi, partite dal presupposto di non poter sconfiggere le passioni oscuranti. Proprio perché queste dominano la nostra vita, dobbiamo prestare attenzione all'ambiente che ci circonda per non rimanere all'angolo. Ritornando all'esempio della dieta, se volete affrontarla efficacemente, evitate prima di tutto di frequentare luoghi dove potete sentire, ad esempio, il profumo dei dolci. Il primo passo è, sempre e comunque, prendere coscienza di ciò che ci tenta e sapere che non possiamo espellere da noi quel determinato desiderio. Nel caso dell'alcolismo sarà necessario rivolgersi a un medico specializzato, ma il punto di partenza deve essere la presa di coscienza del problema. Non c'è altro modo se si vuole guarire veramente. Se non siamo consapevoli di ciò che ci circonda, non potremo mai controllare nulla. Il passo successivo sarà il rimedio concreto, pratico, ma non potrà essere efficace senza l'autoconsapevolezza del problema. Questo è l'unico modo di ottenere davvero dei risultati. Effetti inaspettati della preghiera. Un'usanza tipica di noi giapponesi è pregare. Se vogliamo portare a buon fine un determinato progetto, ci rivolgiamo al Buddha o ad altre divinità. Facciamo il voto di rinunciare a qualcosa a cui teniamo particolarmente e preghiamo. Francamente, non penso che una preghiera egoistica possa essere ascoltata né dal Buddha né da altri dei. Tuttavia, può aiutare a mitigare il ritorno in negativo del desiderio di cui parlavo poc'anzi. Vi faccio un esempio. Per motivi di salute, il medico ci consiglia di smettere di bere alcolici e di fumare. Per un fumatore accanito o un amante del sake sarà un'impresa ardua. Ma se vedessimo tale astensione come una preghiera al Buddha, potrebbe funzionare. Badate di non confondere questa preghiera con una giustificazione egoistica, perché sarebbe da poveri di spirito. Solo se prendiamo una decisione con la consapevolezza di quanto siano profonde le passioni oscuranti, il Buddha ci accompagnerà nel nostro percorso. Sono loro il nemico interiore che minaccia la tranquillità della nostra vita quotidiana. Sconfiggerle è impossibile, ignorarle dannoso, poiché ritorneranno ancora più forti. Impariamo dunque a conviverci. Esercizio 2. Più soldi abbiamo, più il nostro animo sarà inquieto. In fondo sono solo pezzi di carta. Tra le mille tentazioni che ci circondano, la più complicata da gestire è il denaro. Purtroppo dobbiamo averci a che fare quotidianamente. I soldi in sé sono semplici pezzi di carta, addirittura inutili se non si scambiano con merci o servizi. Non si possono nemmeno utilizzare come block notes. Sono numeri su un libretto di risparmi. Se aumentano ci rallegriamo, se diminuiscono ci rattristiamo. Sin da piccoli ci insegnano che ciò che desideriamo, la maggior parte delle volte, ha un prezzo. Gli adulti poi tendono a risparmiare per accumulare soldi. È un circolo vizioso. Si lavora per guadagnare e si guadagna per accumulare denaro. Alcuni confidano nelle lotterie, poi però si indebitano e devono lavorare per restituire il denaro al creditore. I soldi sono il movente di numerosi crimini,
Per loro si rapinano le banche, si infrange la legge, si dichiara guerra a un paese. L'attaccamento alla ricchezza è uno dei motivi principali delle guerre, anche se nessuno lo ammette apertamente. I soldi sono ormai una forza dominante del nostro vivere quotidiano. Il valore di una persona non dipende da quanti soldi ha. Perché i soldi arrivano a dominare la nostra anima e a non staccarsene più? Abbiamo detto che il denaro si può scambiare con oggetti e servizi, non solo nell'immediato, ma anche in un ipotetico futuro. Per questo la loro presenza ci conforta. È un po' come quando si ha un magazzino pieno di riso che non si guasta mai. Dobbiamo però considerare anche l'altra faccia della medaglia. Viviamo in un periodo in cui si pensa di poter comprare qualsiasi cosa, in cui si misura il valore di una persona in base al suo conto in banca. Chi ha tanti soldi è un vincente, chi ne ha pochi un perdente. In epoca Edo il rango sociale si esprimeva attraverso la quantità nominale di riso prodotta dal proprio terreno. Oggi il metro di paragone è la quantità di denaro che uno possiede. Questo stato di cose è un ostacolo per la tranquillità dell'anima, poiché dal raffronto con gli altri nascono l'invidia e il senso di superiorità, che sono strettamente legati alle passioni oscuranti. Più soldi si hanno, più se ne desiderano. Più soldi hanno gli altri, più ne desideriamo per noi. Se ci pensate, è una forma di schiavitù. Per vivere sereni, senza essere schiavi dei desideri, bisogna rifuggire gli eccessi, mantenere la stabilità. Ed è ancora più importante non paragonarci agli altri con un fallace metro di misura. Chi vuole partecipare alla gara dell'accumulo si accomodi pure, però è triste. Non dico che uno debba vivere producendo autonomamente beni e servizi per evitare di scambiarli col denaro, ma prestare troppa attenzione a quei pezzi di carta ci allontana dalla serenità. Esercizio 3. Riuscire a pensare autonomamente. L'impulso al paragone è insito nei nostri pensieri. Vedo mio figlio crescere giorno dopo giorno e sviluppare la sua personalità. Molti genitori tendono a paragonare i figli con quelli degli altri, a pensare quello ha più capelli del mio, cammina già a carponi, e a causa di questi raffronti si preoccupano. L'impulso al paragone è insito nel nostro sistema di pensiero. È più giovane di me e fa carriera più in fretta. Quello si è già sposato, io non ci sono ancora riuscito, e così via. Ciò che ci preoccupa, che ci sta a cuore, entra automaticamente nel circuito del paragone con gli altri. In realtà le preoccupazioni nascono conseguentemente al raffronto, ma pur sapendolo ci riesce difficile smettere di farlo. Davvero la felicità di una persona si può paragonare a quella di un'altra? Molti diranno di no, ma in realtà un po' tutti finiscono col comparare aspetti della loro vita con quella degli altri. Pensiamo di essere superiori a qualcuno per certi aspetti e inferiori per altri, provando di conseguenza superbia o invidia. E non c'è nulla di buono nel provare questi sentimenti. Se vuoi fare un paragone, fallo con la persona che sei stata sinora. Cosa fare quando ci scappa il paragone con gli altri? Ripetersi «io sono io, gli altri sono gli altri» è un principio positivo, ma non sufficiente per eliminare gelosia, invidia o superbia. L'input al confronto parte da una tentazione, da un desiderio, dunque è insito nel nostro circuito di pensiero. Se proprio volete fare un confronto, scegliete accuratamente con chi farlo. E non deve essere un'altra persona, ma voi stessi, o meglio, il voi attuale e quello passato o quello futuro. A voi la scelta. Prendiamo come esempio il reddito annuo. Non confrontatelo con quello altrui, ma col vostro dell'anno precedente, cercando di capire se sia aumentato o diminuito. Non si può invidiare se stessi. Se poi non siete soddisfatti della vostra condizione attuale, fate il possibile per migliorarla. Paragonati agli altri per migliorare te stesso. A proposito del principio «io sono io, gli altri sono gli altri», non significa abbandonare le relazioni interpersonali,
Si tratta semplicemente di dare un ritmo interiore a tale pensiero e ricercare qualcuno che lo condivida. Secondo la filosofia buddista, ognuno cammina solo, per il proprio sentiero, ma anche le altre persone che procedono nel loro cammino sono importanti. Per poter avanzare veramente, non possiamo rinunciare a compagni che ci sostengono e viceversa. Vi sottopongo un quesito. Poniamo il caso di avere dei rivali sul posto di lavoro. Secondo voi, che tipo di persone sono? Io ritengo che se si tratta di persone che seguono il nostro famoso principio, non sarà poi così male confrontarsi con loro. Se ci impegniamo con tutte le nostre forze per ottenere buoni risultati, ma il nostro rivale realizza un record di vendite, questo rappresenterà per noi uno stimolo al miglioramento e penseremo: se ci è riuscito lui, posso farcela anch'io. Ognuno deve combattere contro se stesso per influenzare positivamente le possibili controparti. Confrontare solo ed esclusivamente i risultati porterà a una competitività malsana, fatta di sgarbi e scorrettezze. Prima parlavo dei figli. Alla luce di queste riflessioni, sarete d'accordo con me che è preferibile non fare paragoni con quelli degli altri. Esercizio 4. Vedere le cose senza pregiudizi. Ognuno ha il suo paio di occhiali colorati. Non avete mai sentito l'espressione guardare il mondo con occhiali colorati? Significa osservare le cose in maniera soggettiva, attraverso un filtro che già presuppone un preconcetto, un pregiudizio. Ma siamo certi che toglierli ci assicuri una visione oggettiva dei fatti? Tutto dipende comunque dal modo in cui si guarda e ognuno di noi ha il proprio. Davanti a uno stesso quadro, due persone differenti avranno differenti sensazioni. È impossibile riuscire a guardare le cose del mondo senza filtri. Ciò nonostante, molti pensano di potersi togliere gli occhiali quando vogliono. Un esempio. Alla lettura di un articolo riguardante un incidente, in alcuni prevarrà la compassione per le vittime, in altri il desiderio di tutela di chi l'ha causato. Dipende dalle persone. Tutti pensano che il proprio modo di interpretare la realtà dei fatti sia quello corretto. Anche l'autore dell'articolo, in fondo, indossa occhiali colorati e per quanto possa pensare di aver scritto in maniera distaccata e oggettiva, avrà per forza di cose impresso la sua sfumatura di colore alle parole. Potrà essere un colore tenue, ma è pur sempre un colore. Le informazioni, così come riportate dai media, dovrebbero essere imparziali, ma l'imparzialità degli uomini ha sempre qualche sfumatura colorata. A proposito, secondo voi qual è la cosa più difficile da osservare senza alcun filtro? Forse i soldi? Potrebbe essere, dal momento che molti commettono addirittura omicidi per questi pezzi di carta. Talvolta si cerca di negare la loro importanza, il fatto di vederli con i famosi occhiali colorati. Ma questa è la prova che si è fortemente turbati dal loro magico potere. È davvero difficile vederli per quello che sono. Affidarsi esclusivamente al punto di vista degli altri è un errore. Il fatto di non avere fiducia in se stessi non è una giustificazione sufficiente per basarsi sempre sul punto di vista degli altri. Non ascoltarli mai è un errore. Ma non pensare con la propria testa è anche peggio. Chiedere consigli è utile, ma non dobbiamo dimenticare che ad agire siamo noi. Non possiamo dare agli altri la colpa dei nostri errori pensando «me l'ha consigliato quella persona». Ci sono anche individui che agiscono seguendo le predizioni e se poi qualcosa va storto danno la colpa agli dèi. Siamo solo noi ad avere la responsabilità dei nostri errori. A tal proposito il Buddha, prima di morire, disse ai suoi monaci che da quel momento non si sarebbero più dovuti affidare a lui, bensì ai suoi insegnamenti. Non senza riflettere però. Bisogna seguire i precetti buddhisti pensando autonomamente. Questo intendeva. Se avete dei problemi, non attribuitene mai la responsabilità agli dèi o alle altre persone. Avere un punto di vista imparziale.
Come abbiamo visto, è pressoché impossibile liberarsi degli occhiali colorati e inoltre non è consigliabile affidarsi completamente alle altre persone. Ma allora vi chiederete cosa possiamo fare? La risposta è imparare a usare gli occhiali nella maniera giusta. Non essendo in grado di osservare obiettivamente le cose del mondo, ciò che possiamo fare è capire quali siano le caratteristiche del nostro filtro e confrontarle con quelle dei filtri altrui. Riprendo un esempio citato precedentemente. Le sensazioni che un quadro vi dà e quelle che dà a un altro sono diverse. L'importante non è stabilire quali siano quelle giuste, bensì comprendere perché differiscano. Così facendo, capirete poco per volta quali sono le caratteristiche dei vostri occhiali colorati e, conseguentemente, quelle degli altri. Esercizio 5. Le relazioni interpersonali non devono essere soffocanti. I sentimenti negativi nei confronti di chi non ci piace. La prima fonte di problemi sul posto di lavoro o a scuola sono le relazioni con le altre persone, superiori, sottoposti, colleghi, professori, compagni. Sono rapporti che provocano stress. Come possiamo comportarci per evitarlo? Io vi propongo di puntare a sviluppare relazioni più arieggiate. Mi spiego meglio. Quando anche volessimo mantenere una relazione piuttosto distaccata con una determinata persona, alla fine non riusciamo a farlo in maniera adeguata. A seconda delle circostanze stabiliamo chi ci è simpatico e chi antipatico e non riusciamo a mantenere il giusto distacco. Se di una persona che non vi piace pensate «non voglio nemmeno starle vicino», significa che il vostro animo non è sereno. Allora bisogna trovare le cause di questo turbamento e vi assicuro che 9 volte su 10 la causa risiede nel fatto che in quella persona vedete delle vostre caratteristiche. Comprendere questo ci permetterà di sviluppare rapporti interpersonali più equilibrati. Per non amare solo se stessi. Vorrei parlare ora delle persone che ci piacciono, verso le quali proviamo affetto. In questo caso entrano in gioco sentimenti positivi. Tuttavia, a tal proposito, il buddismo parla di 2 concetti fortemente legati alle passioni oscuranti, ovvero il ton, l'attaccamento, e il tonyoku, la bramosia, l'invidia. Non necessariamente l'amore per qualcuno sfocia in sentimenti positivi. Con ciò non si vuole certo affermare che amare sia sbagliato, anzi, la filosofia buddista riflette appunto su come viene indirizzato tale amore. L'amore che si manifesta sotto forma di pietà o di compassione è positivo, se però è rivolto esclusivamente verso se stessi, rientra nella sfera delle passioni oscuranti. Pensare di un'altra persona «mi piace perché è gentile», «mi piace perché è bello» lascia intendere che alla base di quel sentimento non vi è la compassione, ma un interesse personale. Se poi la stessa persona non si comporterà in base alle nostre aspettative, ci sentiremo traditi e l'amore si trasformerà in odio. Questo tipo di amore non dona certo serenità alla nostra anima. La natura del vero amore non può essere egoistica, egocentrica. Se è così, dobbiamo trasformare quel sentimento in amore per gli altri. Il buddismo sostiene che avere un buon amico è importante, ma non dice che questo amico ci debba per forza piacere. Il vero amico è colui con cui cresciamo reciprocamente. Esercizio 6. Le sofferenze nascono dagli attaccamenti materiali. Soffrire per le cose che non vanno come vorremmo. La vita è fatta di sofferenze e nella maggior parte dei casi tali sofferenze sono provocate da ciò che non è andato secondo le nostre aspettative. Nel buddismo si parla di Shorobyoshi, le 4 sofferenze: nascere, invecchiare, ammalarsi e morire. Aspetti della vita che effettivamente non vanno quasi mai come speriamo. La sofferenza può nascere, come abbiamo visto, dalle relazioni interpersonali,
se familiari o amici non si comportano come desideriamo, ci fanno soffrire. E spesso, se anche lo fanno, noi avremo sempre nuove aspettative. Ed è proprio in questo sforzo di far andare le cose come vogliamo che nasce la sofferenza. È un nostro limite. Dobbiamo essere consapevoli che la vita non ci viene incontro. Il fatto curioso è che sono proprio le persone più serie a soffrirne, perché quelle superficiali passano facilmente da un progetto all'altro pensando: che sfortuna, se non è andata bene questa volta, sarà per la prossima. È chiaro che gli individui meticolosi, che si concentrano su ogni minimo dettaglio per far andare le cose al meglio, soffriranno di più se ciò non accadrà. Cambiare l'equazione: tutto va come vogliamo uguale felicità. Coniugi, genitori, figli, fidanzati sono persone diverse da noi. Non possiamo aspettarci che agiscano in base ai nostri principi e di conseguenza non possiamo trattarli come fossero delle estensioni di noi stessi. Oggi, come un tempo, si dà grande importanza al fatto di poter fare ciò che si vuole e il considerare gli altri come nostre estensioni rientra perfettamente in quest'ottica. È come se esistessero due equazioni. La prima è: tutto va come vogliamo uguale felicità. La seconda, speculare: le cose non vanno come vogliamo uguale infelicità. Una delle caratteristiche dell'uomo contemporaneo è voler accumulare vantaggi per sé, ampliare il proprio terreno d'azione, tenere sotto controllo il maggior numero di cose possibili, oggetti, persone, spazi, situazioni. Per vivere con l'animo sereno è necessario dominare questo impulso e renderci conto che il mondo non va come vogliamo noi. Con questo non intendo dire che dobbiamo essere menefreghisti, ma che dobbiamo accettare in maniera positiva anche gli avvenimenti negativi, osservare la relazione che intercorre tra noi e il mondo è utile per capire quale strada percorrere. Esercizio 7. Eliminiamo i circoli viziosi. Parlar male degli altri fa aumentare le energie negative. A volte, senza volerlo, ci capita di parlare male di qualcuno e questo sconvolge l'animo sia di chi è oggetto delle maldicenze sia di chi le pronuncia. Vi sarà sicuramente capitato di parlare male di un assente con gli amici. Anche a scuola o al lavoro ci sono gruppi affiatati di compagni o colleghi che si lodano a vicenda e si creano un nemico comune. Parlandone male aumenta l'affiatamento tra di loro. Quando poi le maldicenze nei confronti di una persona si esauriscono, si prende di mira qualcun altro, talvolta anche un membro del gruppo, stuzzicando in questo modo la curiosità di tutti e innescando una reazione a catena. A volte la piccola maldicenza si trasforma in qualcosa di peggio e così troviamo in rete affermazioni prive di fondamento, spesso divulgate senza alcun criterio da individui che ovviamente rimangono nell'anonimato. Ed è proprio questo a spingere l'autore a gonfiare ancora di più il pettegolezzo. Se poi al destinatario delle maldicenze capita di imbattercisi, penserà: ma chi è costui per permettersi di scrivere certe cose su di me? E vorrà andare a fondo della faccenda leggendo tutto ciò che lo riguarda. Entrerà così in un circolo vizioso, perché alla fine scoprirà chi è l'autore e a sua volta inizierà a parlarne male. Né ribattere né polemizzare, meglio lasciar correre. Se qualcuno ci prende di mira e parla male di noi, è meglio non prendere la cosa troppo sul serio. Raccogliere l'offesa, ribattendo o attaccando, porta a cadere in un circolo vizioso. Vi assicuro, è meglio far finta di niente. È proprio necessario conoscere i dettagli delle cattiverie che ci vengono rivolte. È meglio non dare spazio all'altro, consentendogli di accanirsi ancora di più contro la nostra persona. Esiste poi un'altra tecnica: stroncare sul nascere la maldicenza. Comunque, per i buddisti, non dire bugie, non parlare male degli altri, ma nemmeno adularli, sono precetti importanti. Per chi ha già acquisito queste regole di comportamento, sarà difficile diventare oggetto di cattiverie.
A volte è difficile lasciare un gruppo di persone che parlano male degli altri, specialmente se si tratta di amici, ma bisogna essere coraggiosi e determinati nel comportarsi correttamente con tutti. Parte 4. Ottenere la forza di non venire disturbati grazie a un approccio buddista alla vita. Esercizio 1. Alziamoci presto e iniziamo la giornata nel silenzio. Gestire il tempo come i monaci buddisti. Se qualcuno vi dicesse, a partire da oggi, per una settimana intera, parteciperai alle pratiche ascetiche al tempio, quale pensate sia il compito più duro da affrontare? Non abbuffarsi di cibo? La severità degli insegnamenti buddisti? Le possibilità sono diverse. Molti ritengono che sia dura alzarsi al mattino presto, prima che sorga il sole. Vi confesso che anch'io un tempo lo pensavo, e anche dopo aver iniziato il noviziato ho continuato ad andare a letto tardi. Un giorno però ho provato ad alzarmi prestissimo e mi sono reso conto che la mia anima e il mio corpo si sentivano rinvigoriti. Mi sono quasi pentito di non averlo fatto prima. Disporre di tempo per se stessi il mattino presto, immersi nella tranquillità, è un vero toccasana e permette di trascorrere tutta la giornata serenamente. È stato Nakagaki Kenjitsu dello Honganji di New York a insegnarmi che alzarsi presto e stabilire un proprio ritmo di vita a partire dal mattino permette di lavorare bene per il resto della giornata. Forse vi sembrerà strano perché sono un monaco, ma un tempo mi alzavo e andavo a lavorare in giacca e cravatta alle 9 del mattino, come un normale impiegato. Mi dicevo, da domani inizio ad alzarmi presto, ma una volta causa raffreddore, una volta causa sbornia, non riuscivo a mettere in pratica il mio intento in maniera costante. Ora sto molto più attento alla salute e bevo meno. Vado a dormire alle 11 di sera e mi alzo alle 5 e mezzo tutte le mattine. Durante il giorno non mi viene sonno. Capitava un tempo quando andavo a letto tardi. Un altro vantaggio dell'alzarsi presto è che ci si può ritagliare del tempo per sé e la testa funziona meglio. E poi vedere la casa riempirsi pian piano dei raggi del sole distende l'anima. La soddisfazione di aver finito di fare una cosa prima di uscire. In ogni momento della nostra vita abbiamo cose da fare e spesso non riusciamo a organizzarci per dare la precedenza a quelle importanti. Paradossalmente, per i monaci è più facile perché tutto è già prestabilito e non abbiamo dubbi su cosa fare e quando farlo. Dobbiamo solo concentrarci. In questo senso, alzarsi presto e ricavare delle ore per se stessi ci fa guadagnare tempo. Prima di uscire per andare al lavoro, proveremo già un senso di realizzazione e durante la giornata risulterà più difficile perdere la pazienza perché il nostro animo, grazie a questo senso di realizzazione, sarà più tranquillo. Inoltre, la mattina presto è tutto avvolto dal silenzio e niente può disturbarci. Oggi la maggior parte della gente va a letto tardi e ben pochi possono definirsi mattinieri. Pensateci bene. Le telefonate, ad esempio, arrivano dopo le 9 del mattino, mai dalle 4 alle 7. Se dico ai miei conoscenti che la sera non rispondo al telefono perché vado a dormire presto, nessuno mi dirà nulla. Anzi, si complimenteranno con me per la mia determinazione. Uno dei metodi più efficaci per donare tranquillità all'anima è alzarsi presto e sfruttare un arco di tempo pressoché privo di qualsiasi distrazione. Esercizio 2. Cercare di mangiare cibi che danno serenità. Non è indispensabile la dieta dei monaci. A cosa prestate attenzione quando fate la spesa? Io alla scadenza e al prezzo, ovviamente, ma anche al luogo di provenienza della merce e al modo in cui è stata prodotta. Mangiare è un'azione fondamentale e delicata per l'essere umano, in quanto ingerendo i cibi incorpora qualcosa dentro di sé. La dieta buddista è fondamentalmente vegetariana e molti pensano che sia vietato mangiare carne. In realtà si dice che il Buddha stesse mangiando carne quando ottenne il risveglio,
o meglio, del riso cotto nel latte offertogli da una ragazza di nome Suyata. Il latte, come ben sapete, è un prodotto di origine animale, ma quando viene offerto dai credenti, così come la carne, va mangiato. Secondo una leggenda, il Buddha morì a causa di carne guasta che gli era stata offerta. Un precetto buddista, il Fusei Shokai, dice di non uccidere altri esseri viventi, ma non di astenersi dal mangiare carne. I casi in cui vale questo divieto sono i seguenti: quando si assiste all'uccisione dell'animale, quando un animale viene macellato appositamente per l'ospite, quando dubitiamo dell'una o dell'altra eventualità. È comunque maleducazione rifiutare il cibo che ci viene offerto. Dunque, la questione non è cosa mangiamo, ma qual è il nostro stato d'animo mentre mangiamo. Dobbiamo essere sempre riconoscenti per il cibo di cui ci nutriamo e mai darlo per scontato. Per noi giapponesi è naturale fare gassho e dire itadakimasu, grazie per questo cibo, prima di mangiare. È un'usanza che andrebbe esportata, perché ogni piatto che mangiamo è costituito da tante forme di vita. Gli ingredienti, come sono presenti nei supermercati, sono spersonalizzati, ma latte e uova, ad esempio, sono alimenti di origine animale, non dimenticatelo. Un'ultima annotazione sulla parola itadakimasu. Letteralmente significa ricevere la vita. Credo sia importante divulgare questo concetto anche ai più piccoli. Essere riconoscenti per il cibo di tutti i giorni. Si dice che ai giapponesi non piaccia discutere e amino lavorare in gruppo. Credo che queste caratteristiche siano dovute al nostro regime alimentare. Mangiare in modo sano, soprattutto verdure, è tipico della dieta buddista e contribuisce alla salute di corpo e mente. Un pasto delicato influenza positivamente l'anima, tranquillizzandola. Molti studiosi sostengono che mangiare bistecche aumenti l'aggressività. Recentemente si è sviluppata anche in Giappone la moda del fast food, ristoranti dove si mangiano in fretta cibi dai sapori forti e il cui punto di forza sono i prezzi contenuti. Capita anche a me, quando ho fretta, di mangiare hamburger, patatine e cola. Ciò che mi stupisce in tali circostanze è che mi dimentico sempre di dire itadakimasu. Non dobbiamo mai dimenticare che ciò che mangiamo nutre il nostro corpo e il nostro spirito. Anche quando ci sembra di non avere tempo, ricordiamoci di fare gassho e dire itadakimasu, consapevoli che il cibo è un dono. Esercizio 3. Imparare a purificare la propria anima grazie al buddismo. Un lavoro importante che si svolge al tempio. Sin dai tempi antichi, i giapponesi considerano le pulizie più di una semplice mansione. Alle scuole elementari e medie sono gli studenti a tener pulite le aule. Non si tratta solo di un modo per liberarsi dalla polvere e dalla sporcizia, ma di una sorta di educazione spirituale. I templi di Kyoto hanno giardini meravigliosi che conquistano i turisti, ma sono anche luoghi pulitissimi dove i monaci svolgono le pratiche ascetiche, e una di queste pratiche è costituita proprio dalle pulizie. I bonzi spazzano in silenzio, concentratissimi, indossando il samue. Non si tratta di un'attività noiosa, al contrario, ed è importante quanto la lettura dei sutra. A proposito di buddismo e di pulizie, non posso non raccontarvi questa curiosità. Esiste una verdura chiamata myoga, dal profumo intenso e perfetto da mangiare insieme al somen. Si dice che mangiandone troppa si perda la memoria. Il suo nome deriva da quello di un monaco, Shuryan Doku, che ottenne il risveglio proprio mentre stava spazzando. Un aneddoto sul risveglio buddista. Quando il Buddha era ancora in vita, tra i suoi monaci c'erano due fratelli, il maggiore Makaan Doku, allievo modello, e il minore Shuryan Doku, così smemorato da non ricordarsi nemmeno il proprio nome. Makaan Doku amava suo fratello e faceva di tutto per insegnargli i precetti buddisti, ma Shuryan Doku a mezzogiorno si era già dimenticato tutto quello che il fratello gli aveva insegnato la mattina.
Un giorno il Buddha disse a Shuriandoku: chi sa di essere uno sciocco è la persona più intelligente del mondo. Chi non si accorge della propria stupidità è la persona più stupida. Poi gli ordinò di spazzare, dicendo: togliere la polvere, togliere la sporcizia. Da allora Shuriandoku, che piovesse o nevicasse, che facesse caldo o freddo, continuò a spazzare, ripetendo: togliere la polvere, togliere la sporcizia. Un giorno capì che polvere e sporcizia erano ciò che doveva spazzar via dal proprio animo e così ottenne il risveglio. Quando morì, sulla sua tomba spuntò una rara pianta a cui venne dato il nome di Mioga, che significa letteralmente persona che porta il proprio nome sulle spalle. Portare a compimento anche le piccole imprese. A proposito di Shuriandoku, che tutti credevano uno stolto e invece ha ottenuto il risveglio, credo che seguire la via del Buddha non significhi imparare tante cose, ma portarne a termine anche una sola in maniera compiuta. Shuriandoku ne è l'esempio lampante. Dunque, non sottovalutate le pulizie. Sono una pratica importante e al tempio le fanno tutti, novizi e anziani. Io ho iniziato a farle con lo stesso spirito anche a casa. Un ambiente perfettamente pulito rasserena l'anima. Impegnarsi a fondo in qualcosa ha effetti benefici ed è fondamentale tenere puliti i luoghi in cui si studia o si lavora. Esercizio 4. Perché il ritmo dei sutra è così piacevole all'orecchio? Frasi da leggere ad alta voce. La prima cosa che viene in mente a un giapponese quando pensa al buddismo sono i sutra. Oggi la gente li associa a momenti tristi come i funerali o le ricorrenze funebri, ma in realtà leggerli fa bene all'anima. Si può farlo anche fuori dal tempio. Un tempo ogni famiglia li leggeva quotidianamente davanti al Butsudan. Mio nonno, alla veneranda età di 96 anni, non si ricorda nulla dei recenti fatti di cronaca, ma sa recitare alla perfezione i sutra che declamava da bambino insieme alla famiglia. Recentemente ho preso l'abitudine di leggerli insieme a mia moglie e mio figlio, sia quelli lunghi e complessi, sia quelli più semplici, scandendone il ritmo e assaporandone il profondo significato. Chi vuole avvicinarsi a questa pratica spesso non sa da dove cominciare. Basta recarsi in un tempio che promuove tale attività. Semplice, no? I contenuti dei sutra sono di facile comprensione. Vi starete chiedendo cosa ci sia scritto nei sutra. Sono dei racconti. Alcuni pensano si tratti di complesse formule magiche, come quelle recitate nelle favole per scacciare i mostri. Forse per questo incutono un po' di timore. Di fatto contengono gli insegnamenti del Buddha e dei suoi discepoli. Sono stati redatti affinché la gente approfondisca la conoscenza della filosofia buddista. Cosa c'è scritto? Dai 35 anni, quando ha ottenuto il risveglio, sino agli 80, il Buddha ha girato l'India insegnando i precetti alla gente e lo ha fatto in base al principio del Tai Chi Seppo, ovvero adattandosi di volta in volta a chi aveva davanti, fosse un bambino o un anziano. Dunque, esistono molte forme in cui sono stati tramandati i suoi insegnamenti, alcune più filosofiche, altre di carattere più narrativo. La quantità ingente di tali scritti rende difficile la scelta di quali prediligere. Sono sempre stati i monaci anziani a scegliere. La scuola Jodo Shinshu individua i sutra più rilevanti in quelli selezionati dal sommo Honen. Proviamo ad ascoltare la lettura dei sutra. Quando ero piccolo pensavo che non avesse alcun senso sentir leggere a voce alta qualcosa di cui non comprendevo il significato. Recentemente i miei dubbi si sono sciolti. Naturalmente conoscere il contenuto è importante, ma mi sono reso conto che anche solo il suono dei sutra, il loro ritmo, suscita emozioni e commuove. Una volta ho assistito alla loro recitazione presso un tempio della scuola Tendai. Una melodia nitida e chiara, ricca di musicalità e accompagnata da una rappresentazione, sembrava di essere a teatro.
pare si tratti di una tradizione sviluppatasi sul monte Hiei. Anche la scuola Jodo Shinshu ha una tradizione rappresentativa legata alla recitazione dei sutra. Si tratta del Bando Bushi di Otani, che mette in scena la figura del sommo Shinran durante l'esilio nella prefettura di Echigo. Mentre la sua barca affronta le onde, lui recita il Nembutsu. Nella rappresentazione, una trentina di monaci simulano il violento movimento delle onde col busto e invocano il nome di Amida. È uno spettacolo davvero impressionante, commovente nella sua dimensione collettiva. Quando un sutra viene letto o recitato a più voci, come in questo caso, si ha l'impressione di percepire l'insegnamento del Buddha unito a quello dei suoi discepoli. Ecco dunque su cosa concentrarvi quando sentite i sutra, sul loro significato, sul loro ritmo che si lega all'anima. Esercizio 5. Ripetiamo una volta al giorno: non fare il male, fai il bene. L'essenza del buddismo sembra facile, ma in realtà non lo è. Come esprimere l'essenza del buddismo in poche parole? Esiste un verso del Dhammapada che risponde a questo difficile quesito. Non fare il male, fai il bene, purifica la tua anima. Questo è l'insegnamento del Buddha. Il Dhammapada è un testo antico formato da brevi versi riguardanti i precetti principali dell'insegnamento del Buddha. È alla portata di tutti, forse semplice all'apparenza, troppo semplice per riuscire a esprimere l'essenza del buddismo. A questo proposito vorrei raccontarvi un episodio famoso. Nell'antica Cina, il poeta Bai Yuji, trasferitosi a Hangzhou, si recò a far visita a un famoso monaco e gli chiese: «Qual è l'essenza del buddismo?» Il monaco rispose: «Non fare il male, fai il bene, purifica la tua anima». A Bai Yuji sembrava una risposta troppo semplice per un monaco di quel livello e pensò che si stesse prendendo gioco di lui. Allora gli disse: «Questo lo sa anche un bambino di 3 anni». Il monaco ribatté: «Ciò che conosce un bambino di 3 anni può non essere messo in pratica neppure da un vecchio di 80, conquistandosi la stima del poeta. Mettere in pratica piccole imprese. Quel monaco aveva ragione. Non è affatto scontato saper mettere in pratica le cose che conosciamo, cercare di non fare il male, sforzarsi di fare il bene, purificare la nostra anima. Noi desideriamo mettere in pratica tale precetto poiché sappiamo che è giusto, ma desiderarlo non basta. Le motivazioni vanno trovate nel profondo del nostro cuore. Non credo esistano persone al mondo che desiderino essere cattive e odiate da tutti. O se anche fosse così, non credo che lo desiderino per i loro figli. Io credo che l'essere umano sappia istintivamente che vivendo in maniera malvagia non possa ottenere la felicità. Certo, è difficile agire in maniera retta, senza nuocere a nessuno, ma non per questo si deve rinunciare a mettere in pratica l'importante precetto: non fare il male, fai il bene, purifica la tua anima. Dobbiamo provarci. Vivere con gentilezza. Siamo davvero in grado di non compiere atti malevoli anche per un brevissimo periodo di tempo? Noi crediamo di comportarci sempre bene, ma magari, senza accorgercene, abbiamo schiacciato un insetto o abbiamo offeso qualcuno. Anche quando pensiamo di aver compiuto buone azioni, come cedere il posto a un anziano sulla metro o riportare al commissariato un portafogli trovato per strada, dobbiamo riflettere sul senso che diamo a quelle azioni. Mi spiego meglio. Probabilmente si tratta di atti trascurabili, ma a cui per superbia attribuiamo grande importanza. Essere orgogliosi del proprio comportamento e biasimare gli altri che non si comportano allo stesso modo è sintomo di alterigia. Contrariamente alla semplicità dei versi del Dhammapada, il percorso che porta alla purificazione dell'anima è molto difficile. Falliremo più e più volte, ma sarà grazie a questi fallimenti che comprenderemo qual è il percorso giusto. Ricordatevi del significato di quei versi in ogni momento della vostra vita. Esercizio 6. Rinunciare alle cose a cui siamo attaccati.
Più si è calcolatori, più la felicità è lontana. Le nostre azioni fanno seguito alle nostre riflessioni e molti si comportano in base al proprio interesse. Vi faccio un esempio semplice e concreto. Quando devo comprare qualcosa, cerco in internet qual è il negozio più economico e anche al supermercato preferisco acquistare la merce in offerta. Ma il calcolare il proprio interesse non si applica solo alla spesa. Il bambino, indeciso tra uscire con la madre o stare in casa, si sta interrogando su cosa sia più divertente. Anche questo è un problema di interessi personali. Qualsiasi scelta compiamo nella quotidianità ha a che fare con la valutazione della nostra convenienza. Se una persona affermasse il contrario, sarei il primo a dubitare della sua onestà intellettuale. Sarebbe certamente bello, ma al mondo non esistono persone di questo stampo. Chiunque calcola i propri vantaggi, poiché è una pratica radicata nel nostro animo. Certo, l'essere umano non si limita a questo. Ci sono state epoche i cui nobili individui hanno dato la vita per la patria, ignorando i propri interessi personali. Ma oggi non è più così. E anche cose che un tempo non si potevano acquistare col denaro, ora lo sono. Quando l'essere umano attribuisce un numero al valore di un oggetto, il suo spirito diventa debole. La filosofia buddista sostiene che più si desidera, più ci si allontana dalla felicità. Guadagni 10.000, vuoi 100.000. Hai 100.000, desideri 1.000.000. Se non si pone un freno all'avidità, questa non avrà limiti ed esserne succubi ci allontana dalla felicità. Nella società contemporanea, così frenetica e in costante cambiamento, non siamo realmente in grado di capire cosa sia più conveniente sulla lunga distanza, ma ci ostiniamo comunque ad agire in base al calcolo di un supposto tornaconto. Inutile sostenere il contrario, ammettiamolo. Donare agli altri. Alla luce di queste riflessioni in materia di interessi personali, vi faccio una proposta. Perché non proviamo a ribellarci? Affrancandoci da un simile giogo, riusciremo a guardare più obiettivamente a noi stessi e offriremo alla nostra anima un po' di tranquillità. Capovolgiamo la situazione. Anziché risparmiare o spendere per noi, perché non lo facciamo per gli altri? Provando a staccarci da ciò a cui siamo più attaccati, riusciremo a comprendere la profondità di tale attaccamento. Nel buddismo esiste una pratica detta Fuse-gyo, che è un principio comune a molte religioni. Offrire, rinunciare al proprio denaro e donarlo a chi ne ha più bisogno. Molti personaggi famosi cercano di distaccarsi dai propri averi. Dopo aver accumulato un patrimonio, fondano associazioni di beneficenza in cui si impegnano in prima persona a donare agli altri. Penso a musicisti, alle celebrità di Hollywood, ma anche a famose personalità del mondo degli affari. Molti passano la prima parte della loro vita ad accumulare denaro e la seconda a impiegarlo per scopi benefici. Questo non significa che guadagnare a dismisura sia un bene, perché poi si fa beneficenza. Un dono fatto col cuore, anche una cifra piccolissima, non ha valore. Dunque l'importante è cercare di cambiare prospettiva e passare dall'attaccamento alla generosità. Talvolta penso ai genitori che non vogliono lasciare andare via i figli, nemmeno per un viaggio. L'attaccamento ci rende possessivi e negativi anche nei confronti di coloro che amiamo. Esercizio 7. Non usate le seguenti parole: menzogna, contraddizione, insulto, adulazione. Un insegnamento per non creare guai con le parole. Il buddismo individua 10 comportamenti negativi che gli uomini non dovrebbero commettere. Non intendo illeciti punibili per legge, ma azioni non virtuose che provocano ansia, preoccupazione e sofferenza. Ricordate inoltre che ciò che il buddismo indica come gioia o sofferenza è differente da quello a cui noi contemporanei pensiamo istintivamente. La felicità non corrisponde al divertimento, ma è una condizione di serenità dell'anima, priva di dubbi. La sofferenza non è il tormento e neppure l'amarezza, ma è una condizione di inquietudine dell'anima,
che vaga nell'oscurità del dubbio. Tra i 10 comportamenti negativi, particolare attenzione va prestata alle 4 azioni negative che si compiono tramite la parola. Analizziamole insieme. Mogo, dire bugie. Se diciamo una bugia, il nostro cuore ne soffrirà, ne saremo naturalmente turbati e il nostro animo si tormenterà nel pentimento. La macchina della verità mette in evidenza i cambiamenti fisici legati al mentire, come l'aumento del battito cardiaco, tipico di un cuore inquieto. Le bugie non sono mai un buon espediente, in nessuna situazione. Se capita, meglio confessare, chiedere scusa e porre rimedio alla nostra azione non virtuosa. Ryosetsu, contraddirsi. Anche ribaltare completamente ciò che abbiamo detto in un primo momento non è un comportamento virtuoso. Il problema non sta tanto nella veridicità o inattendibilità di ciò che abbiamo detto, quanto nel fatto che abbiamo detto una cosa e poi abbiamo capovolto la situazione sostenendo l'esatto contrario. È tipico di chi parla a seconda delle circostanze, ma essere coerenti è importante. Contraddicendoci continuamente perderemo credibilità e rimarremo isolati. Un esempio di Ryosetsu, con cui credo molti abbiano avuto o hanno a che fare, è un capo che si contraddice continuamente, che alla mattina impartisce determinate istruzioni ai suoi dipendenti e al pomeriggio cambia le carte in tavola. Vi suona familiare? Akku, proferire parole volgari o che feriscono. Dire di una persona quello è un po' scemo non è una bugia, ma è comunque un'azione non virtuosa, perché ferisce colui che è oggetto di tali parole. E a soffrirne non sarà solo l'interessato, ma anche chi le ha pronunciate e chi le ha ascoltate. Come possiamo sentirci bene nel parlare male degli altri? È davvero di cattivo gusto. Condividere con un gruppo di amici il piacere di sparlare di qualcuno che non è presente è un comportamento negativo. Inoltre, sono convinto che porti inquietudine all'anima. Kigo, adulare. Un comportamento frequente è elogiare l'interlocutore con parole melliflue, che in realtà non pensiamo, per approfittarne. Non penserete che adulare una persona per scopi personali sia un'azione virtuosa. Tutto l'opposto. Troviamo un esempio di Kigo nella fiaba I vestiti nuovi dell'imperatore, in cui un imperatore vanitoso commissiona a 2 tessitori, che in realtà sono truffatori, un abito dalla stoffa magica, invisibile agli stolti. Quando appare in pubblico, visibilmente nudo, nessuno osa dirgli la verità, preferendo far finta di niente e lodandolo per la sua eleganza. Solo un innocente bambino avrà il coraggio di gridare «Ma è nudo!», spezzando il clima di ipocrisia. Queste 4 azioni della parola sono interconnesse, possiamo evitarle facendo attenzione a ciò che diciamo ogni giorno. Esercizio 8. L'offuscamento dei 3 veleni è la prima delle passioni oscuranti. Lamentarsi non porta buoni frutti. Quando qualcosa non ci piace o non va come desidereremmo, la prima cosa che facciamo è lamentarci. Le lamentele non hanno mai risolto nulla. Un conto poi è chiedere consiglio a un amico riguardo un determinato problema o situazione. Un altro è continuare a lamentarci, è deprimente per chi ascolta. Nella filosofia buddista il lamentarsi è visto come non riuscire a comprendere, non valutare correttamente. Quando non comprendiamo perché ci troviamo in una determinata situazione, ci lamentiamo. Poi diamo la colpa a qualcun altro e ne parliamo male, perché ci manca la capacità di valutare in maniera corretta le cose. E tutto questo può sfociare nell'ira. Comunque, il buddismo esorta a non lamentarsi, nonostante molti pensino che serva come valvola di sfogo. Lamentarsi è controproducente, non è un modo per evitare gli scatti di rabbia, ma per alimentarli. L'attaccamento ai 3 veleni è molto potente. Sono erbacce difficili da estirpare. Lamentarsi equivale a concimarle, facendole crescere ancora di più.
proviamo a pensare che lamentarsi è una perdita di tempo. Chi è solito lagnarsi per questo o per quello pensa che la lamentela sia un male necessario. In realtà è solo un male, e il male ha la caratteristica di espandersi. Però al giorno d'oggi non si pensa più in termini di male o bene, ma di svantaggio o vantaggio. Dobbiamo sforzarci di pensare che lamentarsi è una perdita di tempo. Possiamo sfruttarlo meglio per fare cose più utili. Inoltre, vedere le cose che ci accadono sempre ed esclusivamente in maniera negativa non ci permette di risolvere i problemi. E poi le persone che si lamentano sempre prima o poi vengono evitate dagli altri e rimangono sole. Se avete bisogno di un consiglio, ma la persona a cui lo chiedete pensa che alla fine vi lamenterete, non vi darà più il suo appoggio. Se cercate un lavoro e la persona a cui lo chiedete sa che troverete sicuramente qualcosa di cui lamentarvi, non ve lo offrirà più, lo affiderà a qualcuno disponibile e felice di farlo. Le persone che si lamentano sempre si lasciano sfuggire occasioni preziose. Non lamentatevi e sorridete alla vita. Esercizio 9. L'importanza di vivere rispettando le regole che ci siamo dati. Qualsiasi regola da te stabilita deve essere messa in pratica con convinzione. Ciò che amo del buddismo è la libertà, il fatto che non ci siano prediche imposte. Una persona saggia non indica necessariamente la via giusta. Sbagliando si impara e siamo noi a dover percorrere il nostro sentiero sapendo che è quello giusto. Questo per me è il buddismo. Per far camminare qualcuno bisogna tendergli la mano. Semplicemente aspettare che quella persona cominci a pensare a quale sia la sua strada. Questa indipendenza decisionale è importante in tutti gli aspetti della vita. Affrontare qualcosa di propria iniziativa è preferibile a qualsiasi imposizione. Ad esempio, i voti di un bambino che studia tanto, ma malvolentieri, saranno diversi da quelli di un bambino che studia perché vuole studiare, perché ama studiare. Superare brillantemente gli esami solo perché si è seguiti da un insegnante privato ci impedirà di imparare a risolvere i problemi da soli, affidandoci sempre a qualcuno. Se fin da bambini impariamo a cavarcela da soli, a pensare con la nostra testa, sapremo poi fronteggiare qualsiasi situazione, niente ci turberà. Con questo non voglio dire che non si debba mai prendere in considerazione l'opinione degli altri. Bisogna saper ascoltare, confrontarsi e, conseguentemente, elaborare il proprio punto di vista. I precetti servono per governare noi stessi. Anche nel buddismo esistono dei precetti da osservare. I più importanti sono i seguenti. Fu se sho, non uccidere esseri viventi. Fu kuto, non rubare. Fu mogo, non dire bugie. Fu jahin, non commettere adulterio, fu inshu, non bere alcolici. Si tratta di precetti che tutti i seguaci del buddismo dovrebbero rispettare, anche se non esistono punizioni per chi non lo fa. L'importante è decidere da soli di rispettarli, perché saremo noi a trarne giovamento. Ad esempio, quando commettiamo un errore e non riusciamo ad ammetterlo e a chiedere scusa, diciamo una bugia pensando di non fare brutta figura. Ma poi penseremo, che cosa ho combinato? E la nostra anima si inquieterà. Forse passato del tempo ci sembrerà di aver scordato quella circostanza, ma poi il senso di disagio riemergerà. I precetti non vanno rispettati solo perché li ha indicati il Buddha. Deve essere una nostra scelta. E se non lo facciamo, dobbiamo accettarne le conseguenze. Solo in questo modo acquisiremo la capacità di affrontare la vita con calma e sicurezza. Parte 5. Le risposte per vivere senza stress si trovano nel buddismo. Esercizio 1. La saggezza del buddismo combatte lo stress dei nostri tempi. Vedere le cose facendo un passo indietro. Sembra che nella società contemporanea, grazie al sorprendente sviluppo della medicina, tutti riescano a vivere bene,
Ma non è così. Molte persone soffrono di stress, di depressione e tanti si tolgono la vita. Non ho dubbi sul fatto che dobbiamo rivedere il nostro modo di vivere. È evidente che abbiamo commesso degli errori di valutazione nel considerare cosa ci rende veramente felici. Sarebbe già un grande passo avanti renderci conto che la strada che stiamo percorrendo non è quella giusta, che ci sta portando a un vicolo cieco e che dobbiamo cambiare rotta. Spesso questa consapevolezza affiora in noi senza che ce ne rendiamo conto. Io, ad esempio, per anni ho creduto che arricchendomi avrei ottenuto la felicità. Quando mi sono avvicinato al buddismo, ho cambiato prospettiva e il denaro ha cominciato a perdere di importanza. Ho capito che dovevo coltivare la mia anima, ovvero guardare me stesso. Per questa ragione il buddismo funziona come uno specchio che riflette la nostra immagine per quella che è. Io non penso più al denaro come fonte di felicità e di conseguenza anche lo stress è diminuito. Prestare minore attenzione alla ricchezza materiale non significa ignorare i meccanismi della società. Ho solo iniziato a vedere le cose in maniera più distaccata. Forse ho potuto osservare allo specchio la mia vera immagine, quella di una persona avida, schiacciata dall'attaccamento al denaro, e questo mi ha cambiato. Lottare per i soldi, per il potere, crea enorme stress. Indietreggiamo di un passo per guarire. La causa di tutto è dentro di noi. Esistono tre modi per combattere lo stress. 1. Allontanarsi dalle cause. 2. Aumentare la resistenza a ciò che lo provoca. 3. Annientarne le cause. Vi faccio un esempio. C'è una persona che non ci piace al punto che appena ne percepiamo la presenza ci sentiamo stressati. Per risolvere questa situazione possiamo allontanarci da lei fisicamente, erigere una sorta di parete divisoria emozionale quando siamo in sua presenza, oppure cercare di comprendere perché ci dia tanto fastidio. Analizzando la causa dello stress, riusciremo a sconfiggerlo definitivamente. L'approccio buddista, naturalmente, è il terzo. Nella società contemporanea, liberarsi efficacemente da tutte le cause di stress è difficile, ma non impossibile. Il fresco vento del buddismo che mi soffia nel cuore mi alleggerisce dall'inquietudine. Nel caso della persona odiosa, provate a capirne un po' il carattere, a mettervi nei suoi panni. Non ve la farà certo diventare simpatica, ma almeno la tollererete. Il buddismo insegna la saggezza e la generosità d'animo. La saggezza è la capacità di comprendere nella maniera corretta le cose del mondo e il saggio avrà naturalmente il cuore pieno di generosità verso gli altri. Questo insegna il buddismo: donare la felicità ed eliminare l'inquietudine. Quando qualcosa ci blocca e ci sentiamo senza una via d'uscita, fermiamoci un attimo e ascoltiamo il nostro cuore. Potremo così trovare degli spunti per vivere senza essere afflitti dallo stress. Esercizio 2. La via di mezzo. Gli eccessi portano alla distruzione. Percorrere la via di mezzo evitando gli eccessi. Oggi viviamo circondati da beni materiali. Non facciamo in tempo a goderci ciò che abbiamo che subito desideriamo altro. Ma se tutti ottenessero ciò che vogliono, la società collasserebbe. Il buddismo ci insegna che l'avidità umana non ha limiti e stuzzicandola si ingigantisce smisuratamente. Ma più cerchiamo di soddisfare i nostri desideri, più ci allontaniamo dalla felicità. Più si ha, più si desidera. Più si desidera, più ci si allontana dalla felicità. La filosofia buddista insegna il chudo, la via di mezzo, evitare gli estremi percorrendo la via mediana. Il Buddha ha ottenuto il risveglio solo dopo aver completato le pratiche ascetiche, poiché gli sarebbe stato impossibile in una condizione di estrema sofferenza. Quando ho conosciuto il concetto di via mediana, all'inizio sono rimasto un po' deluso, perché mi aspettavo qualcosa di più severo.
Solo in seguito mi sono accorto della profondità spirituale di questo pensiero. L'importanza di andare avanti senza perdere di vista ciò che sta sotto i nostri piedi. Ho detto che nella società contemporanea più abbiamo, più desideriamo, e ciò acuisce il senso di competitività con gli altri. Per questo non dobbiamo mai perdere di vista ciò che abbiamo sotto i nostri piedi. Una via estrema è una via facile, la via mediana invece è difficile da percorrere. Vi faccio un esempio. Di fronte al disegno di un cerchio, chiunque saprà indicarne la circonferenza, ma pochi sapranno individuarne il centro con precisione. In una società in continua trasformazione come la nostra, percorrere la via mediana è difficilissimo. Perseguire uno scopo richiede diligenza. Non deve essere l'estremo appagamento dei desideri in un infinito gioco di competizione con gli altri. Cercare con affanno di soddisfare i nostri desideri ci porterà inconsapevolmente alla fine dei nostri giorni. La gioia non risiede negli eccessi, ma nella via di mezzo. L'eccesso è una locomotiva che gira su se stessa e deraglia. La via di mezzo è un treno che porta dritto alla meta. Quale percorso preferite? Esercizio 3. Sopravvivere a un mondo assurdo pensando positivamente. Essere positivi in ogni situazione. Il mondo è davvero pieno di assurdità, specialmente la società contemporanea. Ci sono persone che sostengono di riuscire a superare le difficoltà pensando in maniera positiva. Anch'io la penso così, anche perché reagire negativamente non serve a nulla. Il pensiero positivo non è tuttavia garanzia di successo. Nella vita ci sono cose che non si possono risolvere facilmente. Fare sforzi impossibili e superare certi limiti ci porterà a cadere in depressione. Una volta, durante un'intervista radiofonica, mi è stato chiesto: cosa si deve fare quando sbattiamo contro un muro? Come possiamo sfuggire a ciò che ci opprime e a cui non troviamo rimedio? Si dice che le persone più serie siano anche le più inclini a spezzarsi, a soffrire. Per sopravvivere in quest'epoca storica ci vuole tenacia. Il pensiero positivo buddista consiste in questo: in qualunque situazione ci troviamo, dobbiamo pensare e reagire in maniera flessibile. Se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare. La regola base per vivere serenamente è perseguire i propri scopi con tenacia. Tuttavia, gli incidenti di percorso sono sempre dietro l'angolo e spesso non dipendono da noi, come ad esempio il fallimento dell'azienda per cui lavoriamo. Allora ci chiederemo perché sia capitato proprio a noi che abbiamo sempre lavorato tanto e con impegno. Sappiamo che lamentarsi non aiuta a superare il muro contro cui possiamo andare a sbattere, e neppure sostituire lo zelo con la furbizia. Dobbiamo solo avere pazienza e non perdere la calma. Certo, costruiamo la nostra vita mattone dopo mattone e veder crollare il muro è devastante, ma può accadere ed è comprensibile disperdersi se dopo tanti sforzi tutto sparisce come una bolla di sapone. Tuttavia, è proprio in queste circostanze che bisogna guardare avanti con un atteggiamento positivo. Non perderemo mai ciò che abbiamo costruito. Chi ha dato il massimo senza cedere alle lusinghe di una via più breve potrà sopravvivere a qualsiasi cambiamento. Esercizio 4. Smettere di imitare gli altri. Pensare sempre con la propria testa. Un tempo, nella società giapponese, quasi tutti gli individui appartenevano al ceto medio. Recentemente il divario tra ricchi istruiti e poveri senza una vera e propria educazione si è ampliato. Una costante, tuttavia, è il pensiero conformista: se faccio come gli altri, tutto andrà per il meglio. Ovviamente è solo un'illusione. In una società sempre più diversificata come la nostra, tale atteggiamento può solo portarci a prendere delle cantonate. E se commettiamo un errore perché abbiamo imitato il vicino di casa, non possiamo certo fargliene una colpa. Non bisogna neppure distinguersi a tutti i costi.
Il punto non è comportarsi o meno come gli altri, bensì prendere le decisioni autonomamente. È importante interrogarsi sulla natura delle nostre azioni e capire come affrontare i problemi. Se quando abbiamo un dubbio ci chiediamo cosa farebbe quella o quell'altra persona, significa che stiamo smettendo di ragionare con la nostra testa. Possiamo anche decidere di agire come agirebbe un altro, ma l'importante è che tale decisione sia il frutto delle nostre riflessioni e non semplicemente di un'imitazione. Le esperienze sono il nutrimento del corpo. Perché è così importante pensare con la propria testa? Se anche facciamo la stessa esperienza di un'altra persona, il fatto che si tratti di una nostra decisione o di una imitazione incide sul modo in cui assimiliamo questa esperienza. Se la metabolizziamo con corpo e mente, quando ci ricapiterà un problema simile, sapremo affrontarlo meglio del precedente. Se ad esempio ci capita di rileggere un libro che avevamo già letto anni fa, la nuova lettura porterà a galla nuovi elementi che in un primo tempo ci erano sfuggiti o che non avevamo capito. È la prova che tra la prima e la seconda lettura sono intercorsi molti anni e molte esperienze. Scegliere le esperienze che facciamo in base a ciò che fanno gli altri non ci permetterà di assimilarle a dovere e di crescere come persone. Dobbiamo viverle completamente, con corpo e spirito. Il Buddha aveva un discepolo di nome Ananda, che lo assisteva e gli stava vicino più di chiunque altro. Ciò nonostante, non ottenne il risveglio. Una spiegazione potrebbe essere che la sola vicinanza del Buddha non fu sufficiente per assimilare le sue parole come nutrimento del proprio corpo e del proprio spirito. Ascoltare il saggio è utile solo se fatto in maniera critica. Sopportare il peso di scelte sbagliate. Un altro importante insegnamento consiste nel dubitare delle risposte che abbiamo trovato. Mi spiego meglio. Se anche pensiamo autonomamente, non dobbiamo credere che le conclusioni a cui siamo giunti siano incontrovertibilmente corrette. Non è possibile stabilire la correttezza delle scelte che facciamo a priori. È importante essere coscienti del percorso che abbiamo scelto ed eventualmente cambiarlo se non ha dato i frutti sperati. Sarà una buona occasione per analizzare i limiti del nostro pensiero. Dobbiamo continuamente allenare le nostre capacità di ragionamento per dare serenità e stabilità all'anima e acquisire fiducia in noi stessi. Esercizio 5. Seguire la propria strada non significa essere egocentrici. Se ci troviamo in difficoltà perché non sappiamo che direzione prendere. Nella vita ci troviamo di fronte a numerose scelte. La più difficile riguarda la nostra futura professione. Credo che a tutti capiti di nutrire dei dubbi circa il lavoro scelto. Ad esempio, ereditare il ruolo di priore di un tempio non è semplice. Capita che molti si ribellino a questo destino e abbandonino l'incarico. In un'epoca in cui si elogia l'individualità, saremo portati a prediligere l'originalità come criterio di selezione della nostra professione. Tuttavia, non saremo preservati dal cadere nella trappola del confronto con gli altri. Ci sarà sempre qualcuno che ha scelto un impiego più singolare del nostro. Uno dei motivi di sofferenza riguardanti il nostro percorso professionale risiede, a mio parere, nel non concentrarci sufficientemente sulla nostra persona, sulla nostra maturazione. Pensiamo a dove dobbiamo andare, ma non a chi sta percorrendo quella strada, noi. Si possono percorrere innumerevoli strade, ma l'essenza del cammino non sta tanto nel percorso scelto quanto nel guardare a se stessi attraverso la strada che stiamo seguendo. A sostegno di ciò penso alla cerimonia del tè, all'ikebana o al kendo, pratiche sviluppatesi nel corso del tempo grazie agli sforzi di tante persone e non solo alla semplice trasmissione di tecniche. Qualsiasi strada scegliamo può essere quella giusta,
L'importante è osservare noi stessi mentre la percorriamo. Credo che il buddismo sia il percorso dei percorsi, poiché ci esorta in ogni momento a guardarci dentro. Pensare al motivo per cui stiamo seguendo una determinata strada. Scegliere quale strada percorrere, specialmente da un punto di vista professionale, è un'impresa difficile, poiché entrano in gioco diversi fattori, come la stabilità dell'azienda, lo stipendio, le possibilità di fare carriera, l'ambiente lavorativo. Scegliere implica prendersi delle responsabilità. Tuttavia, una volta imboccata una strada, se perdiamo il senso di quello che stiamo facendo o non ci rendiamo più conto di chi siamo, è come se non la stessimo seguendo veramente. Questo discorso non riguarda solo il lavoro. La nostra stessa vita è una strada da percorrere. Non dobbiamo concentrarci esclusivamente sulle condizioni del terreno, ovvero cosa ci può offrire, se è conveniente o meno. Dobbiamo soprattutto non dimenticarci del motivo per cui la stiamo seguendo, ossia riflettere su che tipo di persone siamo. Se non lo facessimo, significherebbe dimenticarsi del senso stesso della vita. Pensando solo alla convenienza, la vita scorrerà via in un baleno e la vivremo da egocentrici. L'egocentrismo non risiede nel fare come ci pare e piace, ma nel credere di conoscere bene noi stessi quando in realtà non sappiamo nulla di noi. È come se qualcuno che è il nostro stesso nome, ma che non siamo noi, manovrasse il nostro corpo. Prima di intraprendere qualsiasi percorso, dobbiamo capire chi siamo veramente. Esercizio 6. Cercare l'armonia in tutto ciò che si fa. Prima di pensare a vantaggi e svantaggi delle proprie azioni, concentrarsi sulla loro buona riuscita. In qualunque epoca il mondo è stato teatro di scontri di matrice religiosa. In questo senso il buddismo sta attirando l'attenzione di molti, in quanto tradizione filosofico-religiosa pacifista, che rifiuta le controversie in nome dell'armonia. Non insiste sulla superiorità del proprio pensiero, ma sul seguire le leggi della natura. Armonia è una parola chiave nel percorso di riconquista della tranquillità dell'anima. Anche nel valutare piccole problematiche legate alla quotidianità, il nostro primo pensiero deve essere: quale scelta porta all'armonia col mondo? Dunque non si tratta solo di considerare i propri vantaggi o svantaggi, ma neppure ciò che è in armonia esclusivamente con noi stessi. Dobbiamo ampliare questo concetto ed espanderlo fino ad abbracciare il mondo intero. Solo così otterremo dei buoni risultati. Ad esempio, come mai quando guidiamo la macchina emerge la nostra vera personalità? Se abbiamo un caratteraccio, verrà fuori quando siamo al volante. La nostra guida risulterà brusca e poco sicura per gli altri automobilisti. Quando mi accorgo di innervosirmi alla guida, cerco di concentrarmi sul panorama, ovviamente senza distogliere lo sguardo dalla strada. Cerco di immaginarmi a bordo di un elicottero mentre osservo me stesso alla guida. In questo modo mi calmo e posso entrare nel flusso del traffico in maniera sicura. Evitare ciò che può essere contraddittorio. Il contrario dell'armonia è la contraddizione. Credo di non rivelarvi nulla di nuovo in proposito, ma riflettiamoci insieme. La prima causa della contraddizione è ovviamente il dire bugie. Ascoltare quelle degli altri è già antipatico, ma è peggio ancora quando siamo noi a dirle, poiché sappiamo, in fondo al nostro cuore, che stiamo rovinando l'armonia che ci circonda. Vi faccio un esempio. Chissà quanti di voi da piccoli, scorrazzando per casa, hanno rotto qualche soprammobile di valore. Nascondere la verità e dare, ipotizziamo, la colpa al cane, vi ha fatto stare meglio? Il cane non può difendersi e non può certo offrire una versione opposta alla vostra. Tuttavia, se viene punito per questo e lasciato senza cena, voi come vi sentirete? Non avrete ricevuto rimproveri, ma la vostra anima non sarà comunque tranquilla, perché sia l'armonia interiore sia quella circostante sono state spezzate.
Dicendo una bugia la passiamo liscia, ma ci tormenteremo comunque pensando che prima o poi verremo scoperti. Anche quando sarà passato del tempo e ci saremo dimenticati della menzogna, l'ansia riemergerà nei nostri sogni. Se l'anima non è tranquilla, non possiamo vivere in armonia, né con noi stessi né col mondo che ci circonda. C'è un insegnamento concernente il concetto di pace nel buddismo che è rimasto scolpito dentro di me. Un giorno il mio maestro disse: «Secondo te cos'è la pace? Sei sicuro che al momento non esista una qualche parte del mondo che non sia in guerra? Per il buddismo non basta che non ci siano conflitti armati. La vera condizione di pace è quella in cui tutte le potenziali cause di guerre future siano estinte. Questa è la vera pace». Credo che questo ragionamento sia applicabile anche al concetto di armonia, nei termini in cui ce ne stiamo occupando. Non si tratta solo di ciò che abbiamo davanti agli occhi, ma di sforzarci al massimo per non creare cause di disarmonia futura. Pensarci quotidianamente vi aiuterà a vivere sereni. Esercizio 7. Viviamo in una rete di relazioni interconnesse tra loro. Auspicarsi il capovolgimento di una visione del mondo basata sulla conflittualità. Mi sto rendendo conto, anno dopo anno, che la vita è sempre più breve. Da un punto di vista statistico è esattamente l'opposto, ma io mi riferisco al vivere intensamente ogni attimo della propria esistenza. Lo facciamo sempre meno. Sia a scuola sia sul lavoro, la competizione con gli altri è accanita. Ma se corriamo senza mai guardarci indietro, non vinceremo alcuna battaglia. In realtà tutti possiamo vincere, ma è un percorso arduo. La maggior parte delle persone, poi, è minacciata dalla solitudine. Nonostante viviamo in un mondo sempre più popolato, è come se non riuscissimo a ritagliarci un posto tutto per noi. Ma credere che l'unica strada per ottenere la serenità sia combattere ci farà correre velocemente verso la fine dell'esistenza. Uno dei dubbi che attanaglia la nostra vita è non conoscere la propria meta. Se abbiamo una cartina, anche precisissima, ma la meta non è indicata, non abbiamo modo di proseguire. È superfluo anche camminare a passo spedito. Per prima cosa dobbiamo fissare una meta. Uno degli altri dubbi è non capire dove siamo. Se non sappiamo dove ci troviamo, è completamente inutile consultare la cartina. Camminare in queste condizioni peggiora solo la situazione e finiremo per perderci. Dunque, controlliamo costantemente la nostra posizione. Altra problematica è non rendersi conto che ci siamo persi. Se corriamo nella stessa direzione in cui va la massa e ci fermiamo anche un solo istante, corriamo il rischio di perdere il gruppo, per questo non smettiamo mai di correre. Ma in questo modo non avremo né una meta né una posizione attuale, poiché saremo in costante movimento e non potremo neppure guardarci alle spalle per capire che percorso abbiamo fatto. Questa è la società contemporanea, una continua corsa in competizione con gli altri. Non mi stancherò mai di ripeterlo. È più importante coltivare la propria anima che inseguire la ricchezza materiale. Rincorrere il successo porta all'egocentrismo e alla solitudine, a vedere gli altri solo come nemici. Questo significa vivere costantemente nel dubbio. Il pensiero buddista rovescia questa visione del mondo di tipo conflittuale. Tutte le cose sono interconnesse tra loro. Dipendono l'una dall'altra. Tu non sei nulla senza gli altri. Noi viviamo in una rete infinita di legami interconnessi: marito moglie, genitori figli, allievo maestro, superiori sottoposti e così via. Ma pensateci bene, io posso essere padre perché esiste mio figlio, posso essere marito perché esiste mia moglie. Se loro non ci fossero, io non sarei nessuno. Questo è un principio importantissimo da comprendere se vogliamo vivere serenamente, perché la tranquillità dell'anima
non si può ottenere in solitudine. Facciamo parte di una società e dobbiamo ottenere la nostra tranquillità in rapporto alle altre persone con cui ci relazioniamo quotidianamente. Se non esistesse nessun tipo di legame, nemmeno noi esisteremmo. Paragoniamo ora i legami ai suoni. Non possiamo vivere in un mondo senza legami, così come non possiamo vivere in un mondo senza suoni. Nel mondo ci sarà sempre rumore, e se lo rifiutiamo diventerà più forte e dissonante. Se accogliamo più suoni diversi in quanto tali, essi si trasformeranno in un'armoniosa melodia. Shinran disse: «Nel paradiso della terra pura, quando il vento soffia tra gli alberi, si odono 5 bellissime note. Anche quelle dissonanti suoneranno armoniosamente». Nella scala musicale giapponese esistono 2 note dissonanti, ma grazie a una visione del mondo che supera l'egocentrismo e valorizza i legami, tutto risulterà naturale e armonioso. È all'interno di questa rete di relazioni che troveremo la tranquillità dell'anima. Alla fine del libro, l'autore aggiunge un glossario con la spiegazione di tutte le parole giapponesi che ha utilizzato nel testo. Akihabara, quartiere di Tokyo famoso per la concentrazione dei negozi di elettronica. Amida, in sanscrito Amitabha, la luce infinita, nome del Buddha più popolare dopo il Buddha storico Sakyamuni. Nella tradizione Mahayana sovrintende al paradiso d'Occidente. Rimandò la propria entrata nel Nirvana al momento in cui avrebbe adempiuto ai voti originari, tra cui quello di accumulare meriti sufficienti a salvare l'umanità intera. Ananda, in sanscrito Ananda, cugino di primo grado del Buddha, ne divenne discepolo devoto per 25 anni. Bai Yuji, 772-846, è stato un famoso poeta cinese vissuto all'epoca della dinastia Tang, 618-907. Butsudan, altare familiare buddista. Chudo, via di mezzo o via mediana, cioè una via equidistante dagli estremi, che riflette l'esperienza stessa del Buddha, il quale rifiutò tanto una vita di piaceri quanto l'ascesi estrema. Dhammapada, in sanscrito Dharmapada, i versi del Dharma, testo in versi formato da brevi dichiarazioni riguardanti gli insegnamenti del Buddha. È suddiviso in 423 stanze, brevi e facili da ricordare, che ne hanno decretato la popolarità. Ekigo, antica provincia appartenente allo Honshu, centro settentrionale, affacciata sul Mar del Giappone. Attualmente l'area fa parte della prefettura di Niigata. Edo, epoca storica che va dal 1603 al 1867. Engawa, termine che indica la pavimentazione in legno o la veranda delle abitazioni tradizionali giapponesi. Gassho, gesto di omaggio o saluto a mani giunte. Hiei, montagna situata a nord-est di Kyoto, alta 848 metri e sede del principale monastero della scuola Tendai, nel Ryaku-yu. Hokkaido, è la più settentrionale delle isole che formano l'arcipelago giapponese. Originariamente veniva chiamata Ezo ed era abitata dagli indigeni Ainu. Ora è una prefettura e il capoluogo è Sapporo. Honen, maestro giapponese, 1133-1212, fondatore della scuola della terra pura, o Jodo-shu. Onganji, il termine fa riferimento ai templi della scuola Jodo-shinshu, presenti in Giappone e nel resto del mondo. Il primo tempio storico fu fondato nel 1321 a Kyoto, nella zona del mausoleo Otani, dove fu seppellito Shinran, fondatore della scuola Jodo-shinshu. Ikebana, arte della disposizione dei fiori recisi. Jodo-shinshu, la vera scuola della terra pura,
afferma l'importanza di nutrire una fiducia totale nel voto originale di Amida. Kamakura, epoca storica che va dal 1185 al 1333. Karma, parola sanscrita che significa agire, fare. L'origine interdipendente dei fenomeni e i 12 nidana costituiscono il meccanismo dell'esistenza condizionata nel samsara, il ciclo delle rinascite. Il karma ne è la forza motrice. Kendo, la via della spada, è un'arte marziale sviluppatasi dalle tecniche di combattimento con la katana, anticamente utilizzate dai samurai. Myoga, pianta erbacea giapponese della famiglia delle zingiberacee. I fiori e germogli, considerati molto saporiti, vengono utilizzati come guarnizione per le zuppe. Nembutsu o Nembutsu significa commemorazione del Buddha. Secondo le scuole della terra pura, designa più specificatamente una breve invocazione del Buddha Amitabha trascritta come Namu Amida Butsu, omaggio al Buddha Amitabha. Obon, ricorrenza giapponese che si svolge tra il 13 e il 16 agosto, chiamata anche festa delle lanterne, è un'antica celebrazione buddista in onore dei defunti. Passioni oscuranti, in giapponese Bonno. Si tratta di fattori mentali non virtuosi che disturbano la pace della mente, generano confusione e inducono a commettere azioni negative, causa di ulteriori sofferenze. Praina significa conoscenza superiore, ovvero la conoscenza diretta della verità che conduce alla liberazione. Samue, abito da lavoro indossato dai monaci buddisti. Shibuya, uno dei quartieri più movimentati e dinamici di Tokyo, ricco di negozi e ristoranti, è un punto di ritrovo per i giovani della metropoli. Shikoku, situata nella parte meridionale del paese, è la più piccola tra le quattro maggiori isole dell'arcipelago giapponese. Shinran, maestro giapponese 1173-1262 della corrente della terra pura, è considerato il fondatore della scuola Jodo Shinshu. È anche ricordato perché, con il permesso del suo maestro, abbandonò la vita monastica per prendere moglie, diventando così il primo sacerdote sposato del buddismo giapponese. Somen, spaghettini di farina di frumento solitamente serviti freddi e accompagnati da un brodetto aromatizzato con cipolla, zenzero o myoga. Sutra, scritti sacri buddisti. Sutta Nipata, la raccolta dei discorsi, il quinto libro del Kuddhaka Nikaya, consiste di 71 brevi sutra divisi in 5 capitoli. Tendai, scuola del buddismo giapponese fondata da Saiko Dengyo Daishi nell'805. Discende dalla scuola buddista cinese Tiantai, anche conosciuta come scuola del Sutra del Loto. L'eremo del monte Hiei ne divenne la sede. Zazen, forma di meditazione che si pratica stando seduti, immobili, a gambe incrociate, col busto eretto e gli occhi socchiusi. Implica l'essere vigili ma liberi da qualsiasi pensiero, da qualsiasi oggetto dell'attenzione e da qualsiasi tecnica che coinvolga la mente discorsiva. Nel soto, questa meditazione viene praticata stando seduti su un cuscino rotondo davanti a un muro. Zen. Le scuole Zen, diversamente dalle scuole amidiste, si inseriscono nella lunga tradizione delle scuole importate dalla Cina dai monaci giapponesi. Si svilupparono e consolidarono a partire dalla seconda metà del XIII secolo. Uno dei più grandi maestri Zen fu Dogen, fondatore della scuola Soto.